Gli spettatori c'era un problema tecnico ma sono riuscito ad aggiustarlo con... Eh, questo tic nervoso! Eh, <ride> eh, sì, c'ho questa cosa un attimo, stavo facendo una gran pepata, però tutto a posto. <ride> L'abbiamo impepata un attimo e mettendo tanto, un po' di pepe e eh, abbiamo goduto. A questo punto aggiorneremo presto il sub goal perché mi sono dimenticato, sono scemo, scusate. Buonasera sì, e bravo. benvenuti in un nuovo episodio dello Spacchettamento Chiacchiericcio 151 Made by Federic Store. E oggi con l'ausilio di Roberta Sicaibi. No, io sono Terena. Se non vedi la mia maglietta, se sei forte, esatto. Io invece pepo. Io sono. <ride> <ride> faccio una maglietta uguale. Se, se sei forte, forte pepe. Pepe. No, pepi. Pepi. <ride> se <ride> sei, sei pepe forte, pepi. E i pepi. Se sei forte, Pepi. Siamo condimento oggi. Piace Siamo condimento. Lei il oh. sale e io il pepe. Molto bene. Allora, dobbiamo dire un sacco di cose oggi. Io devo dire un sacco di cose. Uh, sia in relazione a Luca Comics, che ci vedrà entrambi i protagonisti come host, sia in relazione a quello che faremo in live per il Luca Comics. E tu mm -hmm. sarai il primo momento di un trenino creativo, che adesso spiegherò nel Mamma dettaglio. Mamma mia sì. E, e poi devo bello. dire delle cose anche su il Liquidity di domani. Uh, questa lo voglio sentire anch'io E infatti, che è un lick di grossissimo e dal quale ne usciremo fuori con un'idea abbastanza marcata uh -huh. di Terapagos e del suo ruolo come boss fight finale, che vi anticipo già da ora, sembrerebbe essere la boss fight delle boss fight, ok? della storia di Pokémon, Quindi okay? Giustificate delle aspettative nei confronti Sembrerebbe, di... a, da quello che dice Riddler Q, la boss fight di Terapagos dovrebbe essere la boss fight, c'è cioè una roba grossa, una roba anche garciop. con un contesto, garcio di Camilla. Speriamo. Una roba con un contesto narrativo interessante. Sì, 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 sì. sì. Non, non sto scherzando, ragazzi. Poi domani ne parliamo nel dettaglio. Ci sono cento. 100... Uh, 100, sì, dovrebbero essere. 100, non è una litigata del cazzo, ci ho detto. Sono 100 slide. 100 slide per il licheri. Non si parlerà solo di Terapagos, si parlerà anche di altro. Eh, si parla un po' di Docutaro, il Pokémon capo dei tre cazzetti mm -hmm. servi. Però meno dell'altra volta, perché ne abbiamo parlato tantissimo nell'ultimo licheri. Abbiamo un po' di slide generiche sul ruolo di Ribben e su altri dettagli sempre relativi a questo Diplin maledetto che si evolverà ancora. Non so se lo sai. Diplin avrà un'altra evoluzione ancora. Ah, perché c'è la versione Ok, sì, 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 la no, versione Dortan. Ma non è non è, Apple, non è Apple, Diplin. Eh, sì, vabbè. Cioè, ci praticamente sono completamente diversi stili. fa Apple Tune, Flapple, Diplin, ma Diplin si evolverà ancora. Come cazzo hai fatto a dirlo così senza incastrare? Questi... È allenamento, ho fatto anche lì che di. Però eh, la cosa vabbè, bella, vabbè. la cosa bella di questa cosa è che finalmente dovremmo risolvere il problema che ci ha un po' rotto il cazzo negli appuntamenti precedenti Uh, ovvero, Diplin è uh, o non è un Pokémon capace di evolversi sempre? Ok. Perché, uh, hai presente, tu hai giocato prima primo C adesso? Uh, sì, sì. Hai sì, presente Blood Moon Ursaluna? Uh, sì, l'ho visto, non l'ho avuto. Ok, vabbè, Blo sì. Blood Moon Ursaluna è un Ursaluna è unico, quindi non si può evolvere un Ursaring in mm -hmm. Blood Moon Ursaluna. Tuttavia, uh, non si capisce bene che cosa succeda per quanto riguarda questo Momento a evo di Diplin del DLC2, non si capisce se questa evoluzione di Diplin è come Ursaluna Bloodmoon, okay. quindi è un unicume, un solo Diplin che si evolve o tutti, perché al momento Diplin funziona con le con con Condensa okay. che è quello strumento che ti aumenta le difese se ti puoi ancora evolvere. Okay, e okay, quindi sì. questo dimostra A che Diplin si evolverà e B in teoria che tutti i Diplin possono evolversi. Quindi no, 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 ragazzi, lì che D più uh, spacchettamento. Uh, Vado a sviluppare un disturbo bipolare eh. perché non riesco a fare entrambe le cose. Ma oggi... questa prima generazione, ma tu lo sai che in quella che deve ancora eh. uscire, invece ho detto questa cosa. No, 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 oggi vi do solo delle anticipazioni. Esatto, è solo una pepatina rapida, ma poi la, la vera ah, pepata la, la facciamo domani. domani sera. Però, già da adesso vi devo anticipare, vi voglio anticipare più che altro: che faremo questo discorso su Terapagos assai, lungo. Madonna, mm -mm. ma anche perché. E allora... si parlerà di Digimon. Non so se tu sei esperta di Digimon. Non tantissimo. E eh, io ho dovuto fare, non vi racconto il perché, ma ho dovuto fare una grande grande eh, un grande approfondimento, ecco, mettiamola così, su certe cose, dei Digimon. Ma perché dici che c'è ispirazione, cioè meccaniche che hai visto da un'altra parte? Non te lo posso dire, però no, c'è no, una roba dei Lick si... che si lega ai Digimon. E quindi ho dovuto studiare una robetta sui Digimon. E non solo, ho dovuto anche guardare delle puntate. Madonna! Dell'anime! Bellissime! Non del primo anime, ma di una serie. Ok. E quindi. Okay, okay. Sì, Q ha messo anche una foto di un Digimon. E da lì ho ricostruito delle cose. Insomma, ci sono dei belli approfondimenti, però proprio per questo, amici. Non si poteva fare oggi pomeriggio, perché all'inizio lo volevo fare oggi pomeriggio, ma se l'avessi fatto oggi pomeriggio avrei dovuto correre, perché alle 9 c'è lo... alle 9 e mezzo, scusatemi, c'è lo Splatbest, però per fare lo Splatbest dobbiamo allestire, quindi in teoria avrei dovuto fare tutto in due ore e mezzo, impossibile, rega, domani staremo almeno tre ore, almeno tre ore eh, a seguire il di insieme. E quindi non si poteva fare di fretta, è una cosa che voglio che venga proprio consumata con tutta la calma dell'universo. Così che io mi diverto a fare il raccontastorie e voi ad ascoltare. Eh, ma poi sembra molto importante. Quindi meglio, qualcuno io dico... se lo recupera dopo, anche se non può esserci cioè via. Si vede tutto tutte le tre ore. Si parlerà anche del tipo di Terapagos. E qui vi posso anticipare oh. il tema. Perché tanto poi dovrete decidere voi qual è la risposta giusta. Io ho scelto la mia e ve la motiverò domani. Uh, il Riddler Q ha messo quattro tipi per Terapagos, ok. okay. Cioè, nella per forma base: Ha messo quattro tipi, oh. e questi quattro tipi sono normale, okay, roccia, sì. psico o drago, e ci ha detto esplicitamente che eh, Terapagos ha due tipi. Ok. Ok, quali sono secondo te? Io non vi dico Making. la mia risposta, ve la dico domani. Ah. Normale roccia, psico o drago. Ne devi prendere due. Ma io avrei detto normale perché poi. Cioè, a me il tipo di terabaco spareva un placeholder per poi fargli fare cose strane quando si sarebbe voluto. Quindi era tipo: vabbè sì, normale perché è tutto e nessuno, ma poi vedrete cosa diventerà. Ceromenti. Cioè, io vi posso andato. dire che c'è un motivo, secondo me. Questo è un uh, talking point che tratterò domani, ma che vi anticipo adesso. Secondo me c'è un motivo per essere sicuri di ogni singolo di questi tipi. Ah, sì? Cioè, nessuno è stupido, sono tutti scelti intelligentemente perché? Okay. Normale? È il primo che mi viene in mente, è il primo che viene in mente a tutti, in quanto questo Pokémon sembra essere molto un alter ego oscuro di Arceus. Ne abbiamo parlato sì, sin sì, dall'inizio sì. di Scarlatto e Violetto, prima ancora di sapere come si chiamasse. Eh, si richiama molto l'idea di un dio sottoterra, di un Lucifero mandato eh, in un'altra. È una cosa così carina. Ne parliamo domani. Ne parliamo piccino. domani, però il normale ci sta appunto per. Questo collegamento antitetico con Arceus, sì, sì. che, però, comunque mantiene eh, dei legami. In Giappone c'erano detti il dio delle scelte, cioè non. De... Il, Bra. Che poteva scegliere tutto questo, quello che non veloce. è o quello che non è stato scelto. Mm -hmm. Poi, um, tipo Psico. Mm -hmm. Tipo psico ci sta perché. Mew è il primo Pokémon a essere nato all'incirca. Non okay. propriamente il primo perché ci sono i figli di Arceus. Non propriamente il primo, perché ci sono i grandi maestri elementali, Graudon, Kyogre, eccetera, eccetera. Però comunque il primo Pokémon di quelli normali, va bene? Ed essendo che Terapagos sembrerebbe essere una creatura antica, anche il tipo psico ha il suo senso. Ok. Inoltre, vi ricordo e ti ricordo che sulla corona della Terra Crystal ci sono degli occhi. Che a conti fatti oggi. Sembrerebbero essere sempre quelli okay. di Terapagos, quindi mm -hmm. potrebbe collegarsi mentalmente. e un'altra eh, so, caratteristica principale dei tipi psico, oltre che a muovere le cose con il pensiero, è poterti entrare nella testa. Quindi sì, sì, sì. anche questo avrebbe il suo senso. Eh, terzo punto, roccia. È il simbolo della corona, gli occhi? Corona di tipo psico, non ha un gigantesco occhio? Ha ah, un gigantesco occhio, corretto. Sì, sì, certo, ma il tipo psico è sempre stato identificato con il gigantesco occhio perché è il terzo occhio, è l'occhio della mente, sì, un po' l'onnisciente. Capito? E però, qui ci dobbiamo aggiungere il fatto che è entrato Querti, che comunque non è dico, un altro motivo per il quale il tipo psico ci sta. È vero, innegabile. Scherzi a parte, il tipo psico è eh, raccontabile anche come il tipo delle creature che sono in grado di fare elementaliste. E quindi mm -hmm. ci sta, mi può piacere. Il tipo psico, sì, sì. diciamo, il tipo roccia neanche te lo devo raccontare: è fatto di cristallo. Fatto di e cristallo quindi piccione, il tipo sì. roccia eh, è perfetto. È già stato utilizzato in passato per un Pokémon di cristallo che è nei Lego, mm -hmm. che è fatto interamente di cristallo e pure di tipo roccia. Anche Dianz, forse? Anche di roccia... bravissima. Sì. E Roccia Folletto, sì, sì, corretto. Altro esempio giustissimo. Oppure Carbink. Anche sempre sì. Sempre fatto di cristallo. Piccolo um, Poi abbiamo il tipo Drago, che è sensato per più motivi. Il primo è che è un Pokémon di colore blu. E il color code del tipo Drago è il blu. Spesso okay. e volentieri. In Secundis... Perché i draghi in Pokémon sono tante cose, ma principalmente ancora prima che draconi di esseri magici, estremamente magici, perché erano i prefolletti prima della sesta generazione. E in ultimo, ma non meno importante, perché se esiste questo legame con Arceus, tutti i primi Pokémon figli di Arceus sono di. Di. È vero Drago. se si dice così. Sono, di. Scusate, vedo troppe cose che si muovono. Allora, sono draghi, entra, sono, sono draghi. Sono draghi. Sono draghi. Sono draghi. Sono draghi. Dick. Sono no, quel... Dei e draghi. Ma Questa... so cosa è successo? Ma Querti è scappato. E Chiara, no, e ma io volevo dire di io adatto? volevo dire draghi. Non di. Volevo dire dei draghi. E ho detto <ride> di di. Comunque draghi. sono draghi e quindi se venisse fuori che questa tartaruga in realtà è il quarto figlio di Arceus, è qualcosa di eh, diverso ma comunque legato alla nascita del mondo intero, mm -hmm. potrebbe essere tipo draghi. Chiaro, chiarissimo. Quindi come potrete capire tutti quanti i tipi che vi ho appena elencato hanno senso. Già solo anticiparli adesso se ne parlerebbe per ore Cioè già, so, già solo così è stra interessante pensare di sapere cosa Quindi oh mio dio Però oggi in realtà non possiamo concentrarci sulle no. nuove generazioni Dobbiamo concentrarsi su quelle che conosce anche vostra nonna Chiunque è nato con queste generazioni che Quindi se sbagliate anche solo un nome purtroppo non potete andare a Luca Comics Mi no. sembra che sia questa la regola è Se corretto. vi facciamo vedere una carta della prima generazione e non vi viene in mente il nome e non potete avere scuse. C'è la generazione che piace a tutti quanti. Quindi mi raccomando, se avete il biglietto, preparatevi a consegnarlo al vostro amico più esperto. E vedo qua che in realtà mi ha buscata la fascia. Di sì, buscura. vabbè, ma non l'apriremo tutta perché no, no non ce posso. la facciamo, secondo me apri tutta. <ride> Però qualcosa apriamo, ragazzi, oggi. Non vi preoccupate. Qualcosina, sì. Chiudo quindi dicendovi che il tipo di terapagos è... Tanti altri temi legati a lui saranno sì. trattati domani sera dalle nove e mezzo. Collegatevi perché ci saranno tante cose per le quali avrò un'interpretazione abbastanza marcata, mm -hmm. tipo per esempio la natura di Terapagos. Secondo me, domani eh, diremo tanto riguardo la natura di Terapagos: come mi aspetto che interagisca con gli altri personaggi nella storia. Eh, che ruolo avrà da un punto di vista di boss fight? Che sapore avrà questo personaggio, la sua evoluzione? Diciamo che. Mi sono fatto un'idea precisa basata sui leak barra i tweet di Riddler. Benissimo. E spero che sia buono almeno lui, perché c'è stata tutta una serie di rivelazioni dal Giappone. Guardando... Sì, dal Giappone, guardando i link, sia io che Emiliano ce eravamo fissati di hai visto come sembra buono, in realtà è cattivo, ma un po' con tutti ce l'avamo messi no? A fare sta cosa. Terapagos Parrebbe avere i codici proprio quelli fisici, grafici, che un artista design di Pokémon metterebbe su un Pokémon buono. Quindi il mega twist sarebbe che Terapagos in realtà è veramente il diavolo dei Pokémon e. magari senza volerlo, però il twist che Terapagos è cattivo a me spezzerebbe il cuore, cioè tipo la fiducia. Allora, tela. Butto lì, vai, Ti ai tempi del mondiale, te mi dicesti che i beni amici ti sembravano dei furfanti, dei ladroncoli, e ti dissi, guarda, no, secondo me no, perché The Pokémon Company non ha mai pubblicizzato degli eroi per poi incularti e venderteli come dei villain, e invece poi l'hanno fatto, ok? <ride> hanno proprio fatto quello, hanno proprio... L'ho già tradita. Sì, sì, eh, scelto una strada, una direzione completamente opposta rispetto a quella percorsa negli anni passati. Ti dirò anche perché, per ragionamento, io adesso ho capito che quando li ho visti mi sembravano tutti... Uh, senza volerlo, ho di passamontagna. Quindi ho anche detto i ladri. Mi ricordo che hai detto questa cosa. Sì, mi sì. Ricordo de cioè, Infatti, sono capire, dei ladri, sono proprio veri ladri. ladri. Volevano rubare le maschere. I passamontagna, maledetti. Quindi ti lancio e vi lancio questa possibilità. Magari davvero è buono Terapagos. Oh. Ma se ci volessero raccontare la storia. Di una distorsione di un'icona positiva? Volontaria? Volontaria, cioè mm. il Pokémon è buono, ma a un certo punto non lo sarà più. Okay. ok, perché se noi ripercorriamo le varie generazioni, abbiamo Groudon e Kyogre che sono l'elemento della terra, barra fuoco, del sole, l'elemento dell'acqua, e se tu li. Eh, Evochi per forza di cose, inondi il mondo o lo prosciughi perché sono creature elementali preistoriche, troppo forti per il mondo moderno. Quindi dovrebbero dormire, sì. va bene? Se tu le svegli, cazzi tuoi, però non è che sono cattive, semplicemente no. le hai evocate benissimo. Poi in quarta generazione tu hai Dialga, Palchia, eh, Ghiratina, che sono le creature della creazione, mm. va bene? E Dialga, signore del tempo, Palkia, signore dello spazio, Giratina, signore dell'antimateria. Dialga e Palkia non sono né buoni né cattivi, sono parti di, del dio originale. E poi in mano a Cyrus, stanno per resettare l'universo. Ma certo. in mano sua, non è che loro di per sé siano cattivi o buoni. Poi lo spazio e il tempo, voglio dire, dei codici degli umani, che gli frega delle loro morali? Eh. o rubano. Esatto. <ride> Persino Giratina. Nel tempo viene un po' rivisitato rispetto all'iniziale percezione di Satana, mm -hmm. non è Satana, è la parte oscura di Dio che non si può cancellare, la parte ribelle del Dio originale che non puoi eliminare dall'universo. Quindi diciamo che Ghiratina non è maligno, è naturalmente caotico e ribelle, ok? Però non è un cattivone né viene reso cattivo da qualcuno. Chiaro. Quinta generazione, non sto neanche a parlarne, sono due draghi buonissimi, sempre oh, stati sì. buoni, che si eh, dividono eh, tra due fratelli, in realtà il drago era uno solo. Sesta generazione, vabbè, non ha una storia, quindi schippiamo. Settima generazione, Sol Galeo ciao, e Lunala. Ciao, ciao. Poverini, anche loro, a dir la verità. Col senno di poi sono abbastanza inutili. Però, quantomeno hanno. <ride> Beh sì, sono delle oh, navicelle taca, spaziali però comunque hanno la, la retrospettiva dell'incontro con il re che si inginocchia a loro e bla 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 bla, però guardando indietro, anche sul Galileo della Lunala, non è che siano poi così legati al mondo di Alola, forse è che... più importante tutto il contesto delle ultracreature, però ecco, vedete, faccio un commento nel commento, è vero, non sono particolarmente legati al destino di Alola, ma allo stesso tempo ci sta perché sono delle ultracreature speciali, e i protagonisti di Sole e Luna sono le ultra creature, non i leggendari di per sé, ma è proprio tutto Meno. il multiverso. Quindi ci può stare, ha un suo senso rispetto a XY. Um, in ottava gen, addirittura sono vittime. Power sì, sì, sono delle powerbank Xerne a Savental. Tu sei giocato a XY. Sì. Nessuno si li caca, Poi arriva Elisio. Guarda, allora questa macchina non funziona, ma guarda, metto una presa nel culo al cervo. <ride> <ride> guarda, 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 metto nel becco di quest'uccellino una presa. <ride> È Aspetta, questa, questa è la storia di XY Madonna. bellissima incredibile la eh. storia il toccante il telefono, telefono sì, sì, sì. infatti poi tu entri nella sala batterie e loro si librano perché tu stacchi la spina e loro oh meno male devo tornare a casa c'è il navigatore Sì, 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 sì. Elisio grandissima di LNL lui e infatti la centrale elettrica non la puoi esplorare in XY perché la esplori in cerne <ride> a 6 livell tal cioè, se tu porti Xerneas alla centrale elettrica sblocchi la porta. E qualcuno non l'ha mai provato? Se lo provate, vi assicuro che funziona, okay. in ottava gen okay. sono vittime. Um, come cazzo, si chiamano? Lupo e galupo? Tutto uh. dite <ride> 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 che sono due lupi e e <ride> esatto. <ride> e S quando S sono S insieme. <ride> Però penso che sono scambiati e fanno sesso all'uomo. Esatto. Avete sentito come vedete il lupo che però è un essere umano seduto così? <ride> Sono loro due. Sono uno scudo. Esatto, esatto. Il e, e lupo no, e il galopo. E Zamasenta. Già <ride> sia né Zamasenta, loro due. Sono delle vittime sì. E in realtà per breve tempo nel postgame vengono effettivamente corrotti. Perché ci sono Cazzo Baldo e Bracco Baldo, quelli con i capelli a spada e scudo, che li drogano. Però dura un attimo. Per il resto sono degli eroi. se mi ricorderò il piattino del microonde Quando si gira da Siena e Zamasenta che fanno muovere Blupo e Rossupo. Eh sì, sono questi con colori Sì, in realtà, in realtà. Per un giapponese si chiamano il Ciano e il Magente. Il ciano e il magente, è vero! Non mi sentite questi colori. Boh. E... <ride> e arriviamo finalmente. E arriviamo finalmente alla nona Gen. Sì. Manca il leggendario che è buono, che è sempre stato buono, mm -hmm. ma che viene corrotto. Che diventa cattivo, che diventa pericoloso, ma non lo era all'inizio. Mm -hmm. okay? ok. E secondo me potrebbero andare verso questa direzione. Ok, ok, ok Cioè, è vero, avete ragione, Terapagos è carino e coccoloso Ma allo stesso tempo ho l'impressione che un giorno non lo sarà È e vero E non sarà colpa sua però È facile Non per... è lui che va in berse, non è Necrozma che Ah, mi avete colpito, mi avete fatto male, quindi vaffanculo No Sì, 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 lui è tipo lì che fa qualcosa Cioè magari è partito buono, qualcuno gli ha fatto del male Sì, sì, di solito i codici grafici per fare questa cosa Semplicemente toglieti la pupilla Cioè se a Terapagos gli levi quella cosina carina gli fa gli occhi tutti bianchi, va cioè, Li ha a stella nell'immagine di Calugaris. Eh, ma che. Madonna! Nell'immagine di Calugaris, sì, sì. Eh, non so se ce la puoi mettere a schermo per favore, nell'immagine di Calugaris del libro, ha gli occhi a stella. però. Sì, 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 è vero, è vero. Ha tante cose diverse. Io l'ho analizzata mille volte, quell'immagine. Quasi tutti i dettagli <ride> sono diversi. C ha sì. la corona. Ha un pelo veramente molto più esteso, questa coda gigantesca che in realtà è fatta quasi di acqua e ci navigano le barche sopra. Sì, um, sì. Io ti dissi che forse era la rifrazione, ma ho cambiato idea, secondo me invece Callogaris l'ha disegnato preciso. Anche secondo me ormai Perché? questo è quello che ha visto lui, mm -hmm. ma non è quello che abbiamo visto noi. Mm -hmm. E tra quello che abbiamo visto noi e quello c'è questa degenerazione che però al momento noi non possiamo sapere a che cosa sia dovuta. Certo. Ecco, domani... Io vi racconterò con un certo grado di precisione che cosa succede a Terapagos. Secondo no, no, no. me. Se basandomi sui leak. Sì, sì, basandomi sì. sui leak. Io domani vi dirò: secondo me, a Terapagos succede questo. Benissimo. Ok. Bello. Scusami se vado avanti e indietro, ma perdiamo ogni tanto il focus. Perché siamo in due. Ma mi fa incazzare questo obiettivo ma quando fa così. Queste sedie sono grandi come Terapagos. Purtroppo non possiamo incastrarci secondo bene. Secondo me do dobbiamo aggiornare lo studio e mettere due sedie piccole per quando Le siamo in due. Ma Sì, Probabil perché. Così evitiamo di stare lontani, <ride> oh, 10 km. Ma siamo saluti come il lupo poi. Però almeno. Ciao Axella. E ti dirò. Ciao Axella. Eh, non so se avevi già pensata questa cosa. Mm -hmm. Ma Kallugaris ha visto Terapagos fare una cosa precisa. Probabilmente. Per farlo diventare in quel modo. Cioè, se l'ha visto lì sotto andare fuori di testa. Io penso che fosse da solo eh, Terapagos. Quindi Anche stava facendo me. qualcosa. E se noi lo rivedremo, rifarà la stessa cosa, probabilmente. Che cosa? Oh, magari una cosa che per esempio non ho capito andare a cristallizzare un laghetto che sta a 7 ore di aereo rispetto a Paldea io non ho capito tra l'altro allora, guarda guarda io piccolo, ti piccolo. dico una cosa intanto guarda vedi gli occhi sì sì sì, no è matissimo è fuori destra ti dico una cosa le qual è la cosa che cambia di più tra terapagos forma base e forma terra le punte no 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 non questa ah. tra il baby uh -huh. è quello normale. È il, è il Vabbè, que... come si chiama La, il guscio? Carapace. Sì, sì, sì. grazie mille. Benissimo, <ride> guscio. Chiamiamolo come vogliamo. Il ok. Cosa direbbe una persona come me che disegna? Benissimo. Ragionate grazie. su questo dettaglio. Ok, quindi è... è pesante da portare quel fardello. Ragionate ah, su questo. Ah. Dettaglio. Domani... Il caraguscio, bravissimi. Domani sì, ne buono. parliamo nel dettaglio, però sì, giusto, quello che cambia di più... È il guscio dietro che è sì, molto sì. più grande, molto più esteso. Madonna Santa, se lo fate incazzare. Porca miseria, è grande come una casa quel guscio. Vi fa tutto Luca Comics, le mura di Luca Comics come Terapagos. Bellissimo. Sì, sì, sì. Terapagos, vero? Terapagos. Eh. Chiara mi corregge sempre: Galapagos eh? Galapagos, e quindi è Terapagos. E Tera che a me viene da dire spesso. Terapagos perché ti prego ti pagos non mi fa del male e quindi Terapagos certo pago te lo pago, eh, te lo pago. A ti faccio delle pagherie il guscio te l'hai comprato infatti Tutti le palle in quali palle dove le palle sono grossissime nella forma normale è tutto palle poverino non si Madonna. vede la tartaruga la devi cercare nello scrutino poverino ti, ti prego. prego ti terapagos esatto da me c'è il comando tera bacetto invece. Secondo me se ti terapago, eh? cioè tipo ti sto pagando in euro, ma te pago e ti arrivano dollari. È tipo il PayPal. <ride> eh sì, perché il tipo di. Cambi di la valuta. Santo, ti terapago, euro yen. Terra, yen, yen esatto, yeah. porca miseria! Eh, ma perdi un sacco. No, i dollari adesso volgono un botto. Adesso che c'è stato un po' di, di guerra, il dollaro eh, è malissimo. Dai. Dai. normale, psico, roccia o drago? a drago io lo escluderei ok a prescindere ok, va bene io, io roccia, ti Così roccia, va bene turino, e... butto normale ma perché... roccia normale roccia normale secondo me ma perché... con lo psico... al momento vedo più fisicità che mentalità eh, però è solo una sensazione la mia ovviamente tu hai un parco di informazioni più ampio e sicuramente hai fatto più addizioni però, in teoria, secondo il codice dei Pokémon, qualcosina visivamente che ti fa capire che può fare le cose. Anche soltanto Mew. Mew è, è rosino e galleggia, no? Non so se te la pago galleggia. Se galleggiasse, ti direbbe ti direi psico. Però mi sembra bello sulle flutti. No, no, fluttua. Fluttua. Questo si sa già. Mm. Si no, sa No, roccia è normale, vado, vado. su, indovina chi tengo su roccia normale. Beh, anche ni Lego fluttua ed è del roccia veleno. Eh. Quindi non è che per fluttuare bisogna essere psico. No, è vero, però perché ormai erano finite le psici, io senti, è palesemente veleno, psico per un'altra volta. Drago è quello che mi convince meno anche senza quella di, di, di. Allora, <ride> concordo con te che Drago è quello meno semplice, ok. Da mm -hmm. assegnargli così a primo occhio. Uh, ce n'è un altro che invece gli assegnerei abbastanza tranquillamente. Ma, ma vi dico tutto perché domani. I draghi in Pokémon molto spesso sembrano draghi. Hanno il drago non è una condizione è di vero. Suo potere, no, no. Eh? No. È, è, è vero, ma non sempre purtroppo. Non tutti i draghi sembrano draghi. Prendi Texutore. Eh... No, no, no. Eh, Tatsugiri. Tatsug è vero, ma allora perché il potere del drago viene assegnato così? Che cos'è il potere Flapple. del drago? Capisci, era ragione... No, è eh, Flappole cioè la formina di draghino un pochino ce l'ha. Sì, 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 però... Executor alol. Executor alol è quello più random. Che carini pupa Grazie. Eccoli, eccoli. Madonna, effettivamente... Guarda come diventa vacuo primo... l'occhio del terzo. Veramente ti ammazza di botte. Ti ammazza Va di botte. <ride> si, si schiaffoni. Ma perché a un certo punto il Pokémon si deve piegare a leggi molto più forti di quella che è la loro forma fisica? loro magari vorrebbero fare altro nella vita, postini, però poi a un certo punto hanno delle responsabilità talmente enormi che non le contengono e purtroppo vanno fuori di testa, ma questa cosina carina, questa qua, lui non vorrebbe mai, non vorrebbe mai diventare essere una. questo anche mai. secondo me non vorrebbe mai diventare questo. Ed è per quello che ti dico: forse siamo davanti al primo caso di corruzione, mm -hmm. proprio fisica, del Pokémon. Sì, Il Pokémon sì, si sì. trasforma, ma non è quello che desidera. Spero sia grotteschissimo. Me lo so. <ride> lo spero davvero perché sarebbe affascinante. Cioè la deepness di un potere che ti cambia è sempre un po' sottovalutata. Cioè, sembra sempre che le persone che comprano Pokémon non abbiano gli strumenti per capire una trama sì, che sì, diventa sì, sì. in quel modo, invece sarebbe molto più interessante, secondo me. No, è è perfettamente comprensibile. Tipo, ah, ok, è diventato cattivo. Bambino ci può arrivare, ma certo che ci può arrivare il bambino piccolo, ovvio. Beh, dai, alla fine hanno comunque messo la morte dei genitori dentro il gioco base, quindi si può. Sperare Madonna, ma che Scarlatti. vi abbia fatto di tutto tra l'altro. Sì, tra l'altro eh, ti dico, non so quanto hai seguito dei leak, ma Riven. Ribbon... Pare che avrà un ruolo particolarmente importante. Che il Pokémon a lui vicino sia legato al controllo mentale. Quindi. No, i penso... Lick non sono una seguitrice. Sì, vabbè, sì. allora non ti dico altro se non li vuoi seguire, Ma però pare, pare che Rib Apro, apro Riddler, vedo okay. il simbolo del San Raffaele e dico: Vabbè, arrivederci, non capisco. <ride> <ride> Mi mancano dei pezzi, ci vediamo al DLC Sì, sì, capisco. sì, e vabbè. Eh... Quel serpente tutto girato fra di loro. Che tra l'altro, cos'era? Il primo e il secondo DLC? quella cosa? Sempre in Giappone, Ridler ha messo due serpenti che si incrociavano e facevano questa line. cosa. È Diplin. È l'evoluzione di Diplin. Che ah, faccio flash forward dopo tante settimane: si è intuito essere probabilmente un'idra. Anzi, Yamata no Orochi, quindi il serpente a otto teste, che però è il verme a otto teste che esce dalla mela. Bellissimo! Sembrerebbe Poi minimo questo. Non è di tipo drago. Cioè, ci eh, non è di tipo drago, probabilmente. <ride> No, in realtà sì, dovrebbe essere di tipo drago, scherzavo, okay. ma non sarà di tipo erba. Ok, no, 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 ci sta, giusto, giusto. Si pensa è che vergino. sia coleottero drago, che tra l'altro è un tipo uh, inedito. Sì, lo è. E coleottero drago perché la mela non sarà più in salute, essendo invasa troppo dai vermi, diventa marcia, Frutta. e quindi il coleottero che, 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 che divora no? la, sì, la piantagione. Sì, sì. Quindi dovrebbe essere Diventasto drago bellissimo. coleottero, si pensa a questo. Bellissimo. Poi si vedrà. No, Mary Ben ce l'aveva questa faccia da... Ah, tu hai detto la parola eh, che a mente sempre controllo. È verissimo, questo tizio purtroppo... Voleva controllare, non voleva essere amico del Pokémon. Ah, al, al pugno, al pugno del, del Resuscito, io. ho <ride> sono fatta le mie domande. Anche io. Lì ha detto: Ok, questo tipo, se dobbiamo assegnargli un aggettivo, è un. No, non ce l'ho l'aggettivo. Vuole il controllo. Ribendici o il Pokémon? No, no, Riben. Vuole... La semantica è molto importante perché dal controllo nasce un tipo di uh, stesura di scrittura di un personaggio. Mm -hmm. Che è abbastanza nuova. Cioè l'abbiamo visto in Spada e Scudo il tizio che va chiaramente in burnout e continua a cambiarsi la squadra hop. dei Pokémon e dice "Senti, io mollo tutto, mi do all'ippica". E gli dici "Ah, ok, quindi non siete sempre allegri, brutti scemi, ogni tanto fate vedere qualcosa di negativo". Lui vuole controllare è molto alla ehm, cattivo alla Giovanni, alla Team Plasma, alla... voglio un controllo la vita okay. le creature. Quindi ci sta che fa il villain del controllo. Speriamo sia qualcosa di un po' innovativo, perché se diventa solo un villain del controllo dici, ah ok. Per me più che no. villain del controllo è proprio l'incarnazione dell'invidia. Mm. Riben è il rosic di vedere una persona superarti mm -hmm. e batterti e prendersi prima di te quello che tu hai sempre desiderato solo perché è più talentuosa di te. Tra l'altro siamo d'accordo che se non ci fosse stata la sorella saremmo stati migliori amici di chiunque lì dentro. 100%, vero? 100%. Questa persona non si sta prendendo le sue colpe secondo me. La sorella è una persona immatura ed è il motivo per il quale Ribben spesso e volentieri si sente fuori luogo, e il nonno gli fa gatekeeping e dei segreti Madonna. di famiglia. Quindi, poverino, cresce in una famiglia che lo porta. Un Beh, po'. Il nonno l'ha spiegata bene, però dai. Cioè. Sì. La cosa è tipo: perché non l'hai detto a tutti? E lui fa, ma perché nel momento in cui ho iniziato a dirlo a tutti, la comunità ha iniziato a rifiutare il nonno. E tu dici, ok, forse in un villaggio così piccolo è molto importante non essere quello estradato. Sì, perché sì, non sì. è che puoi proprio prendere un treno e andartene via. Ti serve la comunità. Quindi su quello me l'ha spiegata abbastanza bene, il nonno l'ho mezzo perdonato, la sorella no, ogni volta che apriva bocca diceva qualcosa che non andava bene, ma te ne puoi per cortesia andare via, in, <ride> Vedi là. In chat durante la blind run i ragazzi mi dicevano giustamente vabbè però devi contestualizzare, è una adolescente, anche lei è piccola e matura, che effettivamente ci sta, è per quello che ti dico Già. che forse anche i nonni non è che li abbiano proprio cresciuti bene... Uh, dovendo mantenere questo segreto e educandoli nel valore del segreto, che però esclude i più piccoli uh, dal, dalla sua tutela e mantenimento, quindi non lo so, secondo me. Il problema di quella trama è che è una trama un pochino complessa per come viene trattata in maniera sbrigativa da Pokémon. È vero. Cioè, parlare di quella famiglia e farlo in dieci dialoghi è difficile. Mm -hmm. Infatti è venuta una cosa mezza carina, mezza non per me. Sono d'accordo. Però poi ne, ne riparliamo. In questa rappresentazione, tra l'altro, eh, Yamata no Orochi è tipo dentro un tempio, non capisco. È diokata, di ma è dentro un tempio? Non è che è dentro un tempio è sotto un tempio. Ecco sotto un tempio Immaginatelo così Ma c'è la mela in mezzo okay. Ed è tutta marcia Madonna Bellissimo Ecco Bellissimo Comunque Devo dire un'ultima cosa Prima di fare gli spacchetti Non è proprio una giustificazione Anche i bulli Che mi hanno traumatizzato A vita Erano adolescenti immaturi No no Per carità di Dio Ci mancherebbe Però eh, ma C'è qualcuno di noi A cui piacciono gli adolescenti cioè, Un per... saluto agli adolescenti in chat Siete gli unici Che perdoniamo Gli altri no Però i bulli Fanno i bulli Spesso anche per mancanza Di educazione Mhm mm quindi benché ovviamente poi ogni essere umano diviene a un certo punto responsabile di se stesso è altrettanto vero che c'è un'età nella quale non è che tu capisca tanto, ti stai ancora formando ti stai formando anche magari con degli errori e, e, e sta a chi è più adulto di te e chi è responsabile per te correggere, correggerti e farti venire su come un essere umano decente certo. so. e, e per esempio... Non parlo in questo caso solamente dei genitori, ma anche degli insegnanti. Cioè, se i bulli fanno i bulli, non è che il bullo è nato bullo. E quando la mamma l'ha partorito, c'aveva cioè il chip del bullo dentro il cervello. Il problema è che è cresciuto male, è stato educato male. A scuola nessuno gli ha rotto i coglioni per il fatto che fosse bullo, e mm -hmm. per nessuno intendo i, i professori. L'istituzione, ok? Gli ha permesso di essere un bullo. Sì, Quindi, sì. ma il so. team star l'hanno anche. Ma narrata bene, secondo Bravissima. me. Bravissima. Sì, benissimo. È la morale del Team Star che alla fine è la colpa della lotta tra Bully e bulli. Perché è quello che succede con il Team Star. Eh? Vicchia ma allora si fa le macchine? No, sono oltre, non diventano. Bulli perché sono stati non creduti E poi dicono Allora che cioè, diventeremo extra bulli Con le macchinone eh. Porca troia ragazzi Ma che salto di qualità Ma quelle macchine Ma dove mi ci si scrive <ride> Bellissime tra l'altro Con la wrestler, Con <ride> la faccia pittata Ma poi la cazzo di band musiche Si sono fatti la loro, il loro stile La loro sigla Giacomo Bravissimi Lo sai che si chiama Giacomo lui? In inglese. In, inglese. in inglese Sì 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 È vero è vero ma ma La è colpa di, stile, di quella roba lì È del corpo docenti Del vecchio preside di Clavel che non aveva capito bene come prendersi la responsabilità di quello che Mamma era successo e poi alla fine lo fa cos'è la tua esperienza con Cassiopeia Live? allora Cortissima. Senti, intanto passami le bustine, se no non apriamo mai. Hai ragione. Quale box vuoi? Puoi... Quello gigantesco, ultra Questo, premium. Guarda, guarda che gli stessi occhi di Tarapago sono. Io non gli darei stima. Del. Raga, Fedric Store, link in chat: 5% di sconto. Codice sconto Saidonia. Vi portate a casa questi bellissimi box. È vero. Guarda lì mio, come fategli di no? Piccolissima esperienza con Cassiopeia. Spoiler ovviamente di fine Pokémon, ma no, penso siete qua. La, um, ancora non era ben chiaro chi ci fosse dietro a Cassiopeia. E io ho detto, vabbè, ragazzi, sarà Penny. E a un certo punto finisce tutta la situazione, arriviamo davanti alla scuola e il preside dice: Sono, Sono io. io. Io guardo la chat e dico Vabbè, no, raga E la chat mi fa su sketch No, Robby, hai ragione No, ma non te l'aspettavi Robby, lo sapevo che non ci avresti creduto E io gli credo E dico E pensavi che Clavel fosse così <ride> Dico, vabbè, ma chat Ma questa oh, cosa sta. è assurda Ma questo preside sarebbe stato benissimo E allora per tutto il fight che dura 4 minuti totali, forse Io gli credo e dico Vabbè, ma allora sto preside Veramente sarebbe stato Un genio Finisce tutto in realtà non sono io Cassiopeia. io guardo la chat e mi stanno perculando da almeno 10 minuti. Cioè, oh, mi chiaro, ma c'è di tutto! Cioè, raga, sì che vi ho creduto, me lo scrivete in 50, la legge della maggioranza, io scema, scema due volte. Da perché... me c'è ancora il meme, al contrario, <ride> del ma quindi Garof era Clavel? <ride> la gente che se ne accorge adesso, oddio ma quindi era Clavel? Assurdo. Ma quindi Garof non era un che parlava inglese Ma cosa dici? Ti... <ride> Perché il modello 3D è lo stesso Che parlava inglese caduta la carta più importante del mondo? No, è, ca è caduto quello che ti regalo, perché ce l'ho già, queste sono delle premium, tieni, oh, ho vinto un hai no. vinto delle premium, tra cui un mio di metallo porca miseria, ma dai, ma io l'ho comprata in Giappone questa, bellissima <ride> come Garof e Clavel poi. ma come Garof e Clavel? <ride> sì, sì, vi giuro che era Clavel, raga, era lui, era lui. ce l'ha fatta, perché c'era la parrucca, però se notate ha fatto il video matpat di Game Theory, <ride> se scontornate la testa di Garof e ci mettete la pettinatura di Clavel, è è eh, assurdo. Eh, sì, sì, lo so, lo, lo so, e eh, lo so. Fattere. Bravi, bravi, oh, Grazie mille, che bel regalo, che così contento. Eccolo, oh, eccolo. Amo i Pokémon. Garoffera Penny, eh sì. ho fatto il video teoria settimana scorsa. <ride> è vero? No. Stai mentendo, ti credo. Grazie di insight do png qua. Dobbiamo spiegare ancora cosa che cosa faremo che... a Luca Comics. Ah, no, cosa, come... cosa rappresenta? Dobbiamo <ride> spiegare per Luca Comics. Ma spiegare, come facciamo? No, no, dobbiamo spiegare quello che faremo nel live. Allora, Ok. Abbiamo deciso il concept del uh, Conceptmon. Che sarà una serie di live di 6 giorni. Ma ah, quello, 31 però, meno male che dobbiamo dire quello. No, okay. dal 31 ottobre al 5 novembre mm -hmm. abbiamo uh, una serie di dirette. Nelle quali ne usciremo con un trailer di un concept per un gioco Monster Collector. Ok. E parteciperete. Tutti voi tutti. pensavate di seguire uno streamer che si riposa dopo no. aver fatto la diretta, manco per il cazzo, ragazzi qua. durante Luca Comics a uh, Garof, Sì, sì, c'è Luca Comics um, <ride> perché lui, eh, Boh, perché oh! si traveste. dal 31, partiamo quindi con questa iniziativa e la sfida non solo sarà quella di avere delle idee originali interessanti e i più possibili lontane da Pokémon un po' alla cassette Beasts, ok? Mm -hmm. quindi facendo il nostro Monster Collector non un Acrom Pokémon esatto non un gioco Pokémon like un clone. di più dobbiamo creare un Monster Collector con delle regole tutte sue un world building tutto suo poi è chiaro che si possa prendere ispirazione da e magari lo faremo non solo per Pokémon ma anche con ispirazioni verso altri tipi di Monster Collector certo. che abbiamo conosciuto in vita nostra oh, le note sono sette io. ecco <ride> Però, comunque, voglio che sia un Monster Collector, che il genere sia quello. Yes. E quindi, da una parte, la sfida è quella di creare qualcosa di lontano da Pokémon, dall'altra, e questa è la cosa più complessa di tutte, dobbiamo avere una coerenza tra una puntata e l'altra, contando che tutto quello che faremo nella puntata 1, ecco no, la xenoverse Devil è la risposta più sbagliata che potessi dare, no, non come Pokémon. Quello, xenoverse. ma il contrario. <ride> esatto, quello, ma il contrario. Esattamente il contrario <ride> di Ogonzalo. No, mi spiace, stiamo puntando. No, no, no. no mi fatto Grazie rire. per aver passato per la battuta. Lo schiacciato È <ride> proprio quello, ma assolutamente. <ride> esatto. No. Tivo, allora, allora, allora. Quindi, la sfida è quella di rimanere coerenti tra le varie puntate. Sì. Perché dico mm -hmm. questo? Perché a ogni puntata noi sceglieremo un pezzo del gioco. Ma yes. ovviamente non è che poi nella puntata dopo possiamo contravvenire a quello che abbiamo deciso nella prima. Eh. Ma in ogni puntata ci saranno ospiti diversi. Mm -hmm. E ora vi annuncio un po' di ospiti, non tutti. Con le varie tematiche. Poi uscirà domani un post riassuntivo con una serie di storie Instagram che rimarranno ferme in evidenza, così almeno le potete consultare. Yes. Il 31 ottobre partiamo con te. E facciamo gli starter. Mm, che Ora, responsabilità! Gli starter. Che cosa sono? Tre starter? Quattro starter? Due starter? Uno solo? Il punto è starter, ovvero la creatura iniziale che hai nel gioco. Mm, Ma anche il numero. Che cambia. cosa sia? Perché ti venga data? Se è un mostro che incontri, è il tuo compagno da sempre. È una scelta come in Pokémon, lo decideremo noi. In più, Roberta implicitamente detterà lo stile di tutte le creature successive. Mamma mia. Perché l'art style che Roberta darà ai primi mostri di questo gioco sarà poi, per forza di cose, anche un art style al quale si dovranno adeguare tutti gli artisti che verranno dopo di te. Mm -hmm. Ma infatti in momenti... È tuo padre! Cioè... Meno opportuni, io guarderò la chat. La chat sicuramente... Sarà lì con un sacco di suggerimenti e io con l'occhietto dirò: Ah, questa idea è stupenda, è bellissima, la possiamo usare. E la cosa divertente è che quelli che verranno, coloro i quali verranno dopo di me, si prenderanno il malloppone. Ma sì. hai chiamato comunque delle persone molto competenti, quindi abituate a fare questa cosa e diranno: Va bene, lo facciamo in pixel art? A posto così, facciamo solo cubetti di Minecraft? Perché non voglio dire. Tanto... Il giorno dopo ci saranno Mecht. Matt... Matt Aster, Matt Aster e uh, Leinert, mm -hmm. quindi un uh, master di DD e uno sfondista, tendenzialmente un disegnatore yes. a tutto tondo, però particolarmente, cose, particolarmente ferrato negli sfondi e creeremo con Leinert la mappa, mm -hmm. mentre con Matt discuteremo del world building di questa yes. mappa. Quindi, dove è ambientato il gioco? Guardando le creature che ha disegnato lei mm -hmm. nello spazio? In una foresta, in un mondo antropizzato, in una realtà parallela, oh, eh, no. a, in paradiso, all'inferno. Dove siamo? A Grosseto? Dove siamo? <ride> Sapevo dire. Dove siamo? Domanda, il, um, il dove siamo è già stato deciso all'inizio e tu lo pubblicherai? No. o no. loro dovranno capire dei miei disegni? Dobbiamo interpretarlo noi dai tuoi disegni, non... deve essere coerente <ride> con i tuoi disegni, <ride> no. è come il telefono senza <ride> ah, fili, gli <no>. ah, okay. <ride> fai delle palle enormi e loro, loro. diranno Milano, è chiaro. <ride> certo ragazzi. Deve essere. Capito. E tra l'altro con la chat, cioè, la chat eh partecipa sì. sempre a ogni momento creativo. Mm -hmm. Quindi, alla fine di quella live avremo una mappa. Una mappa, ovviamente, ragazzi, in stile artwork. Certo, una mappa sì, tipo ovviamente. le mappe che vengono mostrate nei primi trailer dei nuovi giochi Pokémon. Mm -hmm. La mappa dall'alto di tutta quanta la Bellissima regione del sì. barra del pianeta. E avrete anche un po' di lore, quindi avremo deciso che cos'è quel posto. Commette un sacco esatto. di loro avrete. Se, se è civilizzato, lore. se ci sono varie razze, oppure una sola. Boh, non lo so, ok. Yes. Nella diretta, dopo ancora, ci sarà um, Barbie degli Elite For. Barbie? Barbie degli Elite For, okay. sì, sì, sì. E lì faremo il barra, i leggendari. Ok. Che però non significa. I due Pokémon leggendari di copertina. Disegneremo una creatura particolarmente potente, se non la più potente di quel mondo. Ma anche lì, sono due? Sono tre? È una sola? È una bestia? È divina? È un angelo? È un demone? È un alieno che viene dallo spazio? È, è un mito o esiste davvero? È mm -hmm. un tiranno? No, non lo so, ok? Anche lì dobbiamo creare una. Mostruosità, o comunque un essere, un'entità molto potente che ha un rapporto di dominio su tutto quello che avremo fatto fino a quel momento. Quindi è magari la genitrice dei mostri fatti da Roberta, ma anche la creatura che governa le dinamiche scientifiche, biologiche e divine della mappa che abbiamo costruito nel giorno precedente. D'accordo? è veramente una grandissima responsabilità perché gli starter, immagino, farò. La forma base nelle ore che mi saranno venuti, però... delle No, sicuramente la forma base. Sicuramente okay. solo la forma mentre base... E mentre leggendari, porca miseria, è una bellissima... Io sarò lì a seguire sicuramente. Ecco. Bellissimo. Quindi uh, faremo appunto questi leggendari o questo leggendario, perché ribadisco, lo decideremo lì. Mm -hmm. A seconda di quello che è arrivato prima, non possiamo prevederlo adesso. Potrebbe anche essere un Pantheon. 10 no, no, divinità Perché è venuto fuori Che in realtà la mappa è divisa in 10 regioni Tutte in guerra fra loro Che cazzo certo. ne so Cioè, e cioè ci se, viene... Matt Adamo, e tre, se Matt dice Adamo e Deve e Serpente sono 3 Se Matt dice I cavalieri dell'apocalisse sono 4 Quindi sì 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 Cosa dice Matt? È Legge Che probabilmente Arriveremo alla live di Barbie Che già più o meno abbiamo capito Quello che vogliamo fare Però adesso è impossibile prevederlo Perché siamo troppo lontani da quella diretta Sì sì È vero è vero Dopo ancora mm -hmm. Fatta questa diretta Ci sarà Anzi no questa diretta ha due momenti. È una diretta mergiata, perdonatemi. Um, la prima parte della diretta avrà i leggendari, la seconda parte della diretta avrà me e Kenobit, che componiamo la colonna sonora del trailer. Ma te ormai ti sei fatto proprio. Ormai sei un musicista forte. Esatto. Quindi Aggiunga LinkedIn, guarda che... Sì, è, sì. Mi raccomando. Io e Kenobit in live componiamo la colonna sonora del trailer. Quindi uh, no. arriviamo alla terza, anzi, quarta giornata, sì. Alla quarta giornata. Ho si è immergiato e la terza? È la terza, Barbie. è la terza, Ci si dicevo. è emergiato. Allora, la terza... Quale è Ho fatto Roberta mm. con gli starter. Mm. La mappa con mm. Linert mm. e Matt E poi Elite 4 più Kenobit, giusto? No. No, Barbie è da solo. Ah, no, Barbie da solo. Ah, è quella dopo ancora. Con Kenobit Ok, Barbie da solo, quindi Barbie, cancellate quello che vi ho detto. Barbie leggendaria sì, finisce Barbie. la diretta. io non ho capito. Elite che... 4, non hai sentito no, dire? No, stiamo scherzando. Okay. Cancellate Barbie. Uff, quindi, Sì, sì, sì. Poi, la quarta diretta ha nella parte finale la composizione. Mm -hmm. Nella parte iniziale arriva Badafra. Sì, Arriva Badafra. Noi insieme, tutti con la chat, scegliamo un punto della mappa. Mm -hmm. Un'area un della mappa E lui deve disegnare i mostri di quell'area Mamma fra è bravissimo a disegnare <ride> i mostri. Ok? Mamma mia Quindi sì. tipo che ne so Abbiamo scelto la, il cimitero Il vulcano il, La pozza di veleno Yes Da Drake per i meme Da Drake non credo che sia a Lucca no. Se fosse a Lucca contattato... sarebbe dei nostri Non contattato... penso che sia a Lucca no, eh. ho già ho contattato Ho detto che avrebbe voluto Ripperini, ripperini Lo saluti Amini No ma Francesco tu gli dai da un'idea, te lo disegna subitissimo il Pokémon Quindi sarà bravissimo a farlo, che bello, non vedo l'ora Ma poi, mamma mia Ma tu lo sai che io e Francesco ci siamo conosciuti facendo Pokémon Eh sì, Trials. me lo ricordo, me lo ricordo ai tempi, Union, ai tempi di Bada School Ai tempi di Bada School Io e lui volevamo fare una hack rom tipo Xenoverse Però in realtà eravamo mattissimi a disegnare tutto altro che RPG Maker e io e Franci siamo conosciuti facendo una cosa del genere. Quindi ci rivediamo. Che figata! E facciamo letteralmente la stessa cosa. Perché io ho fatto un paio degli starter e lui faceva i mobbini. Che è figata! Così. E tra l'altro era dieci anni fa, più o meno. 2013 abbiamo iniziato. Dopodiché, Dopodiché ultima diretta. Io c'ero! Ma come è possibile! Eh beh, sì, ci Non ci posso credere, ragazzi. Dieci anni fa. Vabbè, non vi sto dando delle persone più piccole di dieci anni. Però era a tempi di Facebook, quindi è particolare. Che figo. Un saluto, allora. Ultima diretta ci sarà un doppiatore barra doppiatrice che riveleremo presto che darà la voce al trailer. Perché tutto il trailer partirà con questo concept, che poi sarà l'unico concept deciso a tavolino che per forza di cose vincola i vostri lavori. Uh -huh. Ovvero il trailer è montato come se una voce narrante lo stesse leggendo. Sì. Ok? Ed è un libro di fiabe. Quindi il trailer inizia con Ai miei tempi, quando ero piccola, si raccontavano queste storie. Ok? Quando ero piccolo si raccontavano queste storie. È un mondo di creature fantastiche, ci sono i tuoi starter, sì. eh, in una landa piena di lava e cazzi e palle, eh, con un serpente leggendario che le governava Raggiunti. tutte, bla 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 bla. bla e poi il trailer si conclude con la stessa voce che arriva all'ultima pagina del libro e dice: Non potevo immaginare che tutto questo fosse vero. Madonna. Ok? E Cara non si sa perché voi. è così. Sì, non bellissimo. si sa perché questa fiaba a un certo punto diventa vera. Okay? Sì, Però sì. in teoria dovrebbe essere solo un libro di fiabe, uh -huh. ma per qualche motivo la voce narrante finisce davvero a vivere questo mondo. Okay. D'accordo? Sì, sì, sì. Quindi, Ed è segreta la voce narrante. Quindi esatto. non bisogna scoprire. Nell'ultima puntata, la voce narrante fa. Uh, appunto, questo, questa lettura, e eh, che dovrà necessariamente fare al termine di tutto perché non si sa ancora che cazzo abbiamo fatto. Prima dell'ultimo giorno, infatti, Quindi scriveremo lo speech verrà doppiato in diretta. Tra l'altro, sappiamo anche se sarà serissimo o molto ha, poco serio. Non ne abbiamo idea. Esatto. Magari viene fuori una roba Souls, super seria, incredibile. Sangue, tristezza. <ride> sì. Viene fuori una opening dei Souls. Ma sono tutti i sedi. Eh. <ride> in un mondo di sedie <ride> sedie nella pensi... regione di Ikea e i mob sono quelli con i nomi sediolin <ride> Sì, si sì. come carfloflen scloflen è un altro uplin sedio l'ennesimo che è una mela su una sedia però non è Applin diverso perché se metti su una sedia diventa esatto, sediolin sediolin no? forma regionale Non ho diverso ok Pokémon comp Lise of chair quindi sì, sì, non lo sappiamo. E nella parte conclusiva dell'ultima live, Chiara monta il trailer. Quindi prende la musica che ho composto io, prende i disegni che avete fatto voi, prende la voce doppiata, uh -huh. li mette insieme tutti questi elementi in un trailer e poi il trailer viene postato sulla cantina. Se qualcuno di voi è a Lucca, deve portare i caffè a Chiara. Cioè, tipo buste intere di caffè solubile, cialdine, caffè già fatto. Caffè già. allora, se un fan arriva da me col caffè già fatto, io gli do il vip sul canale, cioè io gli regalo la sub perché niente. Bellissimo, fatelo perché Chiara sarà lì e ne avrà bisogno. Questa idea è una figata. Siete matti, però. Cioè, siete veramente fuori di testa. Sta cosa è assurda, io non so neanche che sarò in piedi e voi fate le live. Complimenti, Kudos, non vedo l'ora di scoprire che cacchio viene fuori. Io secondo, secondo me giorno... facciamo kickstarter alla fine di Luca. Ma speriamo! Secondo me, serie. secondo me finisce <ride> con un kickstarter. Torniamo e facciamo: Senti. Se Però Sediolin non può rimanere solo nella cantina di Saidonea. <ride> io conosco un City sacco... che propone un Pokémon Mimo chiamato Charlie Chaplin e io ne <ride> <non> ho... <ride> ed è una mela, l'ennesima mela! Madonna, sto Uplin con i giochi di parole fa qualsiasi cosa va bene, si può fare. La... Io conosco un sacco di siti eh, molto affidabili per fare le peluche. Spille, ciabattine, sedie. Quindi Perfetto, dentro, sedie? Una, una Un peluche di una sedia, ma è a grandezza la sedia. sedia. La e la ti siedi. <ride> <ride> però, però deve essere con la skin di una sedia, deve essere impercettibile la sua pelucità. Quindi tu sei lì. Ah, bella sedia. Oh, finita! Ma infatti il Pokémon, scherzetto. Però farebbe ridere anche se fosse una sedia e basta. Ma tu da peluche. con il coccice devastato in quella regione. <ride> da un'ora che siete live. è vero, è troppo forte. Devo comunque fare questi discorsi con delle carte davanti. Scusate, cioè, ragazzi. io a un certo punto, tutta storia, la a smontare. Ragazzi, speedrun di bustine. Con <ride> oh, che forza dei mille soli, mi hai messo le bustine qui <ride> Speedrun di bustine, mi dispiace Sto spaventata mi piace. <ride> Va bene, vabbè. Bene. Allora, ragazzi, chat, um, popolo dell'internet, che, che cosa stiamo cercando? Ah, Qual ma l'hai aperta anche tu la bustina? Ok, va bene, no. facciamo sfida, facciamo sfida, va Vai. bene, mi piace, ok uh, Lotta Aspetta Pugno Uno No, uno, uno, uno Ah, merda, ok Vai, Vai. pugno contro eh, Tassa Ma come olografica? Vinto io, vinto io, super efficace Ma ah. la ah. mia è olografica Fottiti, super efficace <ride> per due Bellissimo. Andiamo, orsi Va bene ho Merda, ho perso <ride> Uno, uno Abra. Grave. E eh, vabbè, buio, anche se dovrebbe essere... Vele... Avrei vinto io se fosse il videogioco, ma qui perdo. Ma non meno male vabbè. che non lo freghi, io sono ancora di dire... 2 a 1, 2 -1. È forte Moccia Zia. è forte contro... Moccia è forte contro... <ride> <ride> Beh forse sì, chiediamogli. <ride> eh, ho perso di nuovo. <ride> ah Prendi questo, roccia. No, aspetta. Vabbè, te... cosa facciamo? Mettiamo i tipi del gioco... Chat. I tipi del gioco o i tipi delle carte? Perché qui non ha vinto o perso nessuno, in verità. Ah, eh... Allora, il mio disegno è più bello. <ride> non ho fatto questa domanda. Oddio! Hai ragione, non l'hai fatto? Ho sbagliato. Del gioco, va bene. Carte, gioco, ok. Mi fai una mi cortesia, mi aggiorni. Ah, so. Perché sapete. Allora, vi racconto questa breve storia. tutte quante stanno Probabilmente sì. anche gli alert. Eh no, per forza. Quando abbiamo fatto fare queste animazioni. Abbiamo detto a dei nostri collaboratori: Ragazzi, noi le vogliamo queste cose animate, ma preferiremmo che fossero dei file di sistema perché non ci fidiamo molto a mettere le cose in browser source. E ci hanno risposto: Scemi, scemi. Ah, oh, che fate? Non le mettete le browser source? Ecco, le browser source a casa. <ride> Me ne hanno scritto. Mi ha mandato un audio oh. per questa cosa. <ride> Quindi quanto è durato lo spacchettamento? No, no, spacchettamento? No, 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 no. Allora. E facciamo quelli del gioco, è più semplice. Hai vinto te 3-1. Però vai. no, Però, se sono quelli del gioco, sono quelli del gioco, qui, ho vinto io. Quindi 2 a 2. Chi, tieni i punti, la chat, ovviamente. Okay. Ecco qua. Vinco io perché Amichele, psico oh. sul veleno, è super efficace. È proprio vero: e, 3 a 2, <ride> E qui, è Aprilin. Avanzo <ride> Avanzolin. <ride> Um, qui secondo me vince 32. 120 di vita contro Avanzini. Secondo me contro una mela, contro una piccola mela mangiata. Non lo so. Va bene, va bene. Addomani. Anche se l'avanzo è l'inquinamento. Quindi Gatto. forse vince la mela. E qui? Gatto e Ciccio. Secondo me vince Snorlax. Questi sono più Sigma, forte. E più... Sigma e Querti. Sigma e Querti. È vero. <ride> no, è più forte. Umpa Sigma e Querti. Sigma, Sigma. Ah, e Querti. Yes! Sono mille a mille. Perdo. Madonna, che belli sti disegni! Sì. Perdo, però. Che miseria. Siamo quasi Zubat. al. No? È giusto? Che io abbia già un olografico al contrario? Sì, è giusto anch'io. Ok. Zubat. Ok. Eh... Uh, vinco io. Eh, boh, no. Sì. È, è pari perché io, volante, sono super efficace. Tu, psico, sei super efficace. Però, il seguito, è più forte di Zubat. Vinci tu, Krabby. <ride> <ride> Raidon, ma vinci tu. Di brutto 4x. Questo stupido granchio piccolo, 3 2. Uno 1, che no. si è buttato sulla sedia ah, peluche. Ah, okay. Dragon. <ride> Tutte e due se guardi bene sono due clienti della sedia finta. Sono, sono stati impelusciati. <ride> Solo che Mr. Mime si è proprio messo male. No, no, lui lui capito. è stato pelusciato <ride> di brutto. Si siede, cioè una persona non si siede così, Mr. No. Mime. Però faci lei. <ride> andiamo avanti, andiamo avanti. Sono oh, i primoroli, ma come fai? M eh, anni anni di esperienza. Ragazzi il link del Federic Store Federic Store Federic Store 5% codice sconto Un sacco di carte Un sacco di Federic Un sacco di store Quando faccio i placement sì. uh, A volte li faccio finta Oddio davanti o dietro Ma Dietro yes. uh, Faccio finta che sia un quiz a premi E dico Chat qual era il sito E eh, lo scrivono loro di solito Tipo Ragazzi Bello. qual era il nome Del codice del computer Che vi ho fatto vedere Ma in realtà tu non lo sai <ride> no. <ride> Non spesso, non ricordo. Un'altra mm. olografica, ciuccia. Eh, allora, va bene, a parità di tipi <ride> neutri, ciuccia chi non ha l'olografica. Scusa, inizia i trash talk sulle carte <ride> competizione. Adesso vince solo chi ha i PS più alti, va, va bene. Va bene, mi piace. Ecco qui. Io. Perca miseria. Erano due compagnetti loro. Tu. Yes. Sono morto questo signore. scusate. Io, io devo trattenermi, Madonna, ieri! Yeah. Eh, ragazzi, sto ciucciando di brutto. Ma <ride> mi sa che risciuccio di brutto? Eccoci, vai, vai. E eh, io solo sono sculatina con le carte. Perché in altri... cose. ciuccega qui ba proprio. Ma cosa succede questa coordinazione? Perché sembrano tutti i Pokémon che uscirebbero assieme? No, ecco. Ah, <ride> ah, 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 ah. Però, guarda, Golduck sembra un po' fare cat calling. Eh, faccia, quindi eh. vince, credo, la polizia. <ride> che arriva. Ah, Ehi, cioè, hey, paperina, guarda, la guarda. Eh, cosa facciamo? Facciamo vincere. Com'è che si apre? Aiuto che... facciamo... di margine, nel senso che chiede aiuto. Ah, cioè, aiuto! <ride> aiuto! Ragazzi, c'è stato un momento mentre scopriamo se ho vinto. Ma no. vedi che sembrano tutti i compagnetti. Ma sono solamente per. Cioè, tipo, adesso loro due scopano, ma non sappiamo chi. Oddio. <ride> allora, secondo me. <ride> No, però lascio già decidere Secondo me Censi non è nell'età per poterlo fare No, ma Pigiotto non è nell'altezza Livello mare per farlo lì. È, è chiaramente lì. un adulto Di almeno 40-45 no. anni Come chiara Però portati passi acqua benissimo Mi passi l'acqua blu eh? ah, Penso fosse la frase di Censi okay, Pigiotto i ne ha al massimo 19 Sì, Pigiotto mm. è proprio uno spugnizzo Pigiotto vero. fa ancora l'impennato con motorino Senti, ma i prossimi due cosa fanno? <ride> Allora, i prossimi due sono complici dello stesso crimine. Ci sto. Vai. Non si sa cosa hanno fatto, lo, mm, lo decidiamo ora. L'ultima carta dice cosa ha fatto. Ecco qua. Allora, Madonna, eh, sono due sei... napoletani, proprio. <ride> allora, chiaramente Carmino cioè, ha dato fuoco e pigiotto ha dato l'aria. Così è scoppiato un incendio. Ah, e che cosa hanno fatto? E i prossimi sono morti. I prossimi sono incendio? morti. O ok, sono stati derubati o sono vittime incidentali? <ride> sono stati derubati dal fuoco. Dal fuoco, va bene. No, Censi, no! Censi! <ride> si è fidata, vedi? Censi! è di Pigiotto, ha fatto il palo. No! Scupato, guarda, Whisin! Guarda, Whisin, come è scontento di morire. Madonna santa, questi due Censi hanno la stessa espressione per Sono tutto Sono chiaramente i fumi dell'incendio. <ride> I suoi. Mi piace questa storia, facciamo il prossimo trailer Pokémon con le carte, vai! Va bene. <ride> allora. No, però mi devi insegnare. Allora, qual è la tua tecnica di Allora io prendo la bustina la apro. Okay. Ah, ok, la apri. ok, yeah. <ride> <ride> Asce, Ma io? Ma che cazzo è? Non mi ha manco fatto vedere le pattonine. Ma poi la cosa bella è che lei ha aperto. vero? <ride> cioè... Quindi, bravo. <ride> In realtà, ti ho insegnato tutto. Bellissimo, allora, benissimo, eh, codicinos. Davanti Uno via. sopra l'altro, raga, dai Dai, dai, l'hanno visto che sta. Oh, screenshotate, raga, cazzi vostri eh. Eh, Regà, cavaldonato non si è babato Dai, andiamo Ok, allora Che cos'è questo tipo? Allora, questo è il tipo Di mio nonno <ride> <ride> Erba buio? Sì allora. Guardate, è in un luogo buio <ride> <ride> <che> esce <tanto> <ride> <questo>. <ride> Cioè quindi è tutto vero. È tutto vero. Oh, è tutto vero. Sfortunatamente Sfortunatamente è così così. Eh, eh, eh. Mi piace che non hai neanche completamente finito il concetto, però tutti collettivamente ci siamo comunque arrivati. Eh, eh vabbè, è andata così. Ma perché un nonno che ci sta molto su? Ah, come che il contesto? È andata così, eh, ma guarda. E tuo nonno era i prossimi Era, era, me... bravo era, era. Ah, era. No! Io direi che le nostre versioni delle, de, dei giochi, perché comunque manteniamo la doppia versione, Pokémon era e Pokémon è. Ok, perfetto, mi piace, Pokémon presente e passato. Perché è un hobbit. No. <ride> sì, esatto. I prossimi due vanno sempre al pub dell'amico. Okay. Okay. <ride> ok. ok, ok. Slow Pokeball no, Basaur. Ci sta. Bagno al mare e parassi sera. Entrano così in call. Ciao raga. E poi ciao raga. <ride> Lui è sempre in ritardo ovviamente, Lui di... o lui? Bulbasaur arriva prima di tutti okay. e arriva dopo... apre il pub dell'amico. Sì, 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 dice ragazzi sono l'unico in tempo. E eh, Tutti vedo. gli altri... Ecco eh, sì, è vero. Bello, vabbè, be Dada e Poli, no, <ride> non mi sembrano Dada e Poli. In realtà non mi ricordano nessuno in particolare, il pub dell'amico, ma ci rivedo al pub dell'amico, bravi, bravi. I prossimo allora hanno litigato. Al pub dell'amico sì. in generale? Al pub dell'amico? Sì, hanno fatto... sono entrati anche loro in colle e hanno fatto un casino. Vai. Oh, oh, ma un casino che ha fatto ridere o un casino che tipo. Oh no, no, stanno proprio litigando. Ok, proprio. quindi imbarazzo. Sì, sì. Mm, sì. Tipo, dai, raga, basta. Okay. Non dovevi dire questa cosa di me. Era tra noi. Va bene, va bene. Vai. E chi dice un segreto di chi? Eh, il mio, eh, subisce. Ok, il mio è un segreto del tuo. Vai. Porca miseria, Trattini, sei un pezzo di merda. Guarda che. Trattini è amico <ride> delle guardie. No. Vaporizzare. <ride> 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 Battuta! <ride> Aspetta, azione, <ride> conseguenza, <ride> ecco qua. <ride> è, tutto giusto, è tutto giusto. È tutto giusto. Però, veramente. Dratini non sembra conscio di averlo fatto. Quindi è tipo: Vabbè, ragazzi, è una battuta. Non si può più scherzare, eh, non si può rega, di più cazzo. niente. Ora non ha manco la bocca, Dratini, quindi, chissà cosa ha detto, non si sa. E... I prossimi due sono segretamente etero. Ah, okay? ok, ma in una community non etero. Quindi. Okay? Madonna. bello bello che bello. cosa gravissima ok ok praticamente loro due fanno queerbaiting fanno finta di ma in realtà sono straetero straetero ok 3 2 1 via madonna vabbè, vabbè è il segreto oh, no! è il, è il segreto! segreto è il suo segreto è il suo... sto con dratini io sto con dratini a questo punto l'ha detto come battuta battuto detto... vabbè ma dai ti piace la pizza io sto con dratini io sto con dratini Vabbè, allora che già fosse che non ci avrei mai creduto però e quindi segretamente etero con quelle cazzo di bo mani Io allenate. Sto no, condurimento. Indurimento. Indur <ride> no capugno. No capugno. E quindi sono stati sgamatissimi. Sì. Porca miseria, Dratini, che macello. Ok, i prossimi decidi tu. <ride> allora, i prossimi eh, stanno cercando di calmare la situazione. Dice cioè, no, vabbè, dai, ragazzi, forti. Deve essere un po' una carini. Ma il tuo cittadino sul pub dell'amico. Sì. Ah, ok. È tutta la storia. del è pub. Ma dedicata, così. sì, sì, sì. No, ragazzi, dai, calmiamoci un secondo, ragioniamo. Vediamo. Va adesso. bene. Aspet se, se, se ci riusciamo. So sì, perché. sì, sì, aspetta, aspetta. aspetta. Non centriamo. Ci... È centrata, è bello. Madonna, ma tu ti ricordi tassa pugno con l'ediba. Certo. Che cazzo di ridere? Ma tu ti ricordi quando abbiamo fatto questa cosa per aprire le bustine veloci? Avete, <ride> un, po <ride> avete un po' più di spazio? Ok, fantastico. Oh, grazie, Pupi. Siamo un po'. Eh, un po di qua. Ok, perfetto. Se il bracciolo lo consente. Ah, sì, non troppo Che sennò butto fuori i ropi. Allora, dicevamo quindi. Eh, questi hanno calmato la situazione. Hanno dico, calmato la dai. situazione. No, raga, basta. Sì, sì, sì. No, veramente calmato. <ride> <Geo> <ride> <ride> ci ci prova. Geo tu ci prova. <ride> no, cioè, raga, è stato <ride> accusato. Dai, raga, è un meme. <ride> Ma, ma questo è un attacco che potrei scrivere io questo ripesto questo <ride> ripesto Vedi, li sta guidando verso una soluzione. Ma perché già tutto non gli importa Etero ok? Lui è chiaramente Sara. Sì. È Sara, è è Sara, è Sara, Sara, è Sara. Cili. dai ragazzi, sì. non Dai, chiedi. raga, dai, dai, raga, no. Allora, questi prossimi sono due Pokémon invece. No, ma tra l'altro vorrei farti notare il commento della live. Andre Berna 31 scrive: "7 ads riassunto della storia, cioè vuole <ride> saperla". Allora, è un po' complesso dunque. Cioè, capito? È qui non per le bustine, è qui per sapere la storia. La storia: sono poche Bulbasaur. Eh, sono i primi e gli ultimi ad arrivare. Mm. Dopodiché, um, cos'era? Dratini e no. Growlit. Dratini Grollit ha detto un segreto battuta. di Growlit. Fa una battuta ma in realtà rivela un grande segreto di Growlit. Il segreto è che Growlit e Geodude fanno queerbaiting. In realtà sono segretamente Segmento etero. etero. Eh, però si vendono come invece persone della community ah, vero, LGBT. Vero, eh, e loro calmano la loro calmano. Quindi Geodude si scrolla un po' la cosa di dosso. Con eh, Dice, vabbè, non è, un problema, è un meme, forza, un meme. insieme a Giglipuff. Io non ho più idee, quindi prossimi sono. Ok, so. allora, eh, a questo punto interviene la moderazione. Ah, quindi Ferdi e la, mo no, la, moderazione. Ah, la moderazione. A okay. questo punto interviene la moderazione. Vai. Aiuto di Margi erraticate. Quindi... Secondo morso, vedi? Second... Ha senso. Quindi un paio di ban. <ride> Lei ne fa uno, lui ne fa un altro. Va bene, ci so. Margi risolve la situazione che si calma fortunatamente. E quindi sono tutti tranquilli. Ma c'è un'altra rivelazione. Perché in realtà adesso uno dice di essere innamorato dell'altro. Perché stanno tutti facendo un po' di coming out. Questo dice che è innamorato di questo. Sì, 100%, o questo 100%. dice che no. Ma Noi... siamo a una vicenda? No? Uh, non lo so. Vediamo. Ok, però il mio sicuramente ama il tuo. Sì, il mio non lo so ancora. Guardalo, allora. Dio, che cosa strana. Mm, allora Però lei invito comunque. Eh, forse eh. sono io che ce l'ho contesa. Però eh. polvere sconcertante. Allora ce l'ho io contetto contesto. Cioè, viene fuori. Che Venomot nelle storie per gli amici, metteva sta polvere sconcertante ovunque. Oh, no, E quindi. Viene fuori questa cosa. Eh, e. Eh. Oh no, che problema. Ci si chiede eh, l'invito di Erika se fosse o meno tale. Eh, Probabilmente no, mm, non invitava davvero a questo. Eh, quindi, no, non si può fare questa cosa. Purtroppo, no. mano Pokémon io non approvo. Anche se come tipo non lo so se siete d'accordo. Io no. Eh. A questo punto, no, benissimo, benissimo, ragazzi. Pianissimo. A questo eh. punto, <ride> i due che avevano organizzato sì. il panel a Luca Comics, uh -huh. loro sono due organizzatori di Luca Comics, sì. che avevano organizzato il panel per, per Growlit e Geodud. Okay. si tirano indietro, fanno un comunicato stampa. Mm, ok. 3, 2, 1. Allora, uno dei due è palesemente più moderato nei toni dell'altro Che si sta probabilmente scatenando in una sequela di parolacce Rapidash è arrabbiatissimo Madonna santa Magneton è tipo quello un po' più posato <sussurra> Noi prendiamo le distanze da quello che è successo sì, sì, non, sì. non ci prendiamo questa responsabilità Rapidash, Invece qui è proprio scottata No, ha detto, sentite ragazzi, voleranno denunce, dice Rapidash Io non posso sopportare questi youtuber Che poi sono, vabbè, streamer, che fanno queste cose Però sono proprio capi cioè, A quel punto... Vedo? A quel punto, quello che succede è che um, su Twitter loro due fanno partire una shitstorm. Ok. <ride> Madonna! Madonna, guarda che pronti a combattere! Io devo aver missato una carta perché non torna che ci sia la mia rara. Ma perché tu ne hai due? Io ne ho una. E appunto perché probabilmente mi è caduta una carta ah, Ma ti è caduta? Ma è una non importante perché era la reverse Ok e, um, Sì, era un Diglett ragazzi Confermo, era ah, un ah, Diglett Mi sono perso questo ah, oh. Diglett diglet, Però è molto meglio che... che è Guarda Arbok che sta sputando veleno su Twitter Lui bestemmia, anche se non si dovrebbe E Machop è tipo quello tra, un po' tra più Tra l'altro del partito Lega Fermo. Mm, non lo fai Attenzione. Poi su Twitter si è espresso, Lega Fermo. Per cuoti monti E poi pugno Pugno, pugno. Non farle senza le tasse. Ok, quindi ce n'hai una. No, ne hai due. due. Buttale tutte e due. Raccontami cosa fanno. Porca miseria. Ma porca miseria. Stai scherzando? Questa, cazzo questa cazzo è la carta cazzo. che vale di più. Dopo Charisma, ma è quella che stavi cercando. Ma che eh. cazzo dici? Oh mio dio. Ma poi che cazzo hai tirato fuori? Non lo so. Ho sbagliato. No, mio no. No, non hai sbagliato. <ride> sì, ho vinto l'amicizia. Era l'unica altra che mi mancava. Let's go. Sono Godis. Ma perché quindi tutto è bene quel che finisce bene Godis E eh vai No, sta carta è bellissima È veramente stupenda Con tutti e tre gli uccelli Non la stavo manco guardando poi Adesso ci starò un po' più attenta alle carte che ho in mano Ma non, non le ho toccate troppo ma infatti noi abbiamo detto all'inizio, inizio, inizio Prima delle trame contrapposte Quale carta stessi cercando Evidentemente è uscita da sola Quindi cosa ci male. insegna questo Che devi dire le cazzate <ride> Per avere quello che vuoi Eh no, è sempre lo stesso trucco Di quando vuoi prendere un Pokémon Ti devi dimenticare che esista quel Pokémon Non lo vuoi in realtà Quindi quando schiacci per la Pokémon Non ti importa se si chiude o meno la Pokémon Sono d'accordo Infatti non ci importava di queste carte E Quindi sono arrivate Ok, ragazzi okay. Adesso <ride> Adesso più veloci, mi sa Adesso... <ride> Speedrun, <ride> quanto tempo abbiamo? Mezz'ora. Facciamo così anche col codice. Bella, abbiamo mezz'ora? Sì. Allora, un... Adesso come se, fosse, Uno... come se fosse una partita, ma non lo è. Va bene, ti faccio vedere. Mm. Gioco, ah, ok. Eh, però, mi spiace, scopa mm, No, no, <ride> cioè, non si sa cosa sta ah, succedendo, okay. Okay. ok? Io voglio, ragazzi, ragazzi, Oh no? Allora, ce l'ha. Tutti quanti commentate quello che sta per succedere come se ci fosse una logica dietro tipo cazzo che mossa così se qualcuno si collega in questo momento non capisce un cazzo ok? E spero che per quello che si lamenta ci vengano altre 18 pubblicità ci cosa? siamo? Sì, 5 4 3 2 1 Uff Io Vai vai scusate a te ah. uh, Non lo so ci provo Porca mattana, porca Sta a te, sta a te. Mm. Tocca fare eh, questo, fa questo, tocca fare questo, tocca okay. fare questo, però non, non sono tanto sicuro. Dai, vediamo. Allora, con Drosy me li prendo tutte. Dai è sì. vero, è eh. vero. Vabbè, riapro io, riapro io. Va bene, va Sì, raga, sì. Vai. Mm, non ce l'ho. Vabbè, questo è buono, raga, che dite? Faccio così? Vabbè, me la rischio, dai. Ah, sei cascato nella mia trappola, prendi... Cazzo! <ride> Yes! Però c'è ancora un turno se non sbaglio No, no di, più, di più Ah di più, più? Sì, Ah di sì, più sì. di più ok no, questa è la Eh, la eh la... però 15. Però però sta Mi sa che sta vincendo lei questo, questo giro Questa catena qua Eh non è ancora detto sai per eh, eh ma questo è uno stoppino eh. Non è che gli fa molto È uno stoppino È uno stoppino Allora Provo eh, No raga, ho sbagliato Eh avete ragione Sono troppo Sono troppo impulsivo C'hai ragione Che Ce l'ho vista Ho detto cazzo Ma porca troia Manco se toccai Allora raga Lo so che è unsafe Lo so che è unsafe <ride> Oh, <ride> Tieni questo, no, rido perché stai perdendo. Allora, questa eh... l'avevo ancora trovata. Tra l'altro, sentite, io devo un attimo. Ho sprecato? Ho sbagliato perché ho sbagliato? Ma perché io ti ho predittato Ah, eh, ma quando giochi con un giocatore professionista, devi un po'. Vediamo, vediamo. Che... No, perché non ho capito perché ho sbagliato. Ma se me lo spiegano, imparo. Questa ultima mossa è stata. Ah, la usa dopo? Ma che va messo alla fine? Mm. No raga, cioè il metodo è un po' cambiato adesso, non so se avete letto la regulation 3. Vabbè, allora provo, provo a salvarla un attimo con questo stoppino. Puttana, Puttana. No, lei! <ride> no lei! Maledetta! No! Troy No! Mm, porca miseria! No no, da Drake non era banata, l'hanno mm. sbanata a novembre. <ride> uh. Non è novembre. Non <ride> Quindi la sbanneranno. Sì, 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 hanno sbannato. Non stiamo, stiamo, stiamo giocando nella a baned. Allora la e... pasta no. che metto questo, vaffanculo. Ah. Pensavo che stavamo a novembre, cazzo, c'è eh, un... oh, no, è vinto. Vabbè, vinti. metto 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 un filerino. Uh, allora ne ho solo una, però si può ancora vincere. Eh, attenzione però, attenzione! Eh, vinco io per forza. Eh, mi sa di sì. No, hai tu! È Oddio, lì. è vero che non avevo contato lo Spiegelen! Oh. Merda, l'effetto Spiegelen! Oh, eh. no, no. Ma meccanico! Ma cazzo sei diventato così bravo! Si dichiari, se dichiari la carta ad alta voce acquisisci più 10 di presa <ride> Flareon! Wow! L'altro giorno mi sono messa a leggere! Mm. Aspetta che appaia Iniziamo... Io non voglio mai più aprire bustine con te <ride> Di aver fatto no, no, non siamo in grado Abbiamo aperto 16 bustine Nel tempo in cui un umano ne, ne apre 97 eh, Io vedo le live di TikTok di gente che le apre e non ha idea Che cazzo le, con le mani riesce a fare tutto Cioè così è l'aperta E anche sbustata Io ho visto uh, recentemente Le 20 carte bannate dal TGC E alcune di queste sì. Ti fanno ridere perché una di queste carte Era tipo se è il tuo compleanno vinci ed era un Pikachu con una torta di compleanno Il birthday no? Pikachu Il birthday Pikachu Oppure vabbè parto io che sto vincendo ormai Vai uh, Dopodiché uh -huh. Porca misera prendi questo Ma mm. uh. non è sovrapposta, <ride> non è sovrapposta. <ride> Quindi ho vinto io <ride> In realtà non conta niente Di quello che c'è sopra Conta come la butti Adesso e se basta. entra nell'inquadratura ho vinto Vabbè <ride> è, ok aspetta per... <ride> No! no aspettai, eh! riprovo Eh! Niente! Ok? Eh! <ride> Raga, non saprete mai no, qual è ascolta, quella carta, vai! Pensa a E <ride> <ride> Si collega a questa live e fa... Mm, chissà come staranno trattando le mie preziose carte! <ride> <ride> eh! <ride> eh. eh, eh sì. Vai! <ride> fatta così schiavolo da dietro e eh, eh, non ce lo faccio. Eh, eh, no. oh, oh, eh, già risalto 200 euro. Ecco qua: 200 <ride> euro di già. <ride> 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 sono delle cartelle mi ho mai girato. Tra l'altro, il No, ok, faccio vedere cosa sono. Allora, una la giro, <ride> l'altra la strappo. <ride> Ho ah, no. Ma che succede? La, la carta di Schrödinger, io la strappo, poi vediamo. E contemporaneamente Charizard e una carta di me. Porca miseria strappiamo un Aspetta, ma ci sono i gatti dentro? No? No, no, no. Che okay. No, okay. Eh... sennò no si defenestrano poi si si deve... stra... se strappo no. Quertium che si, <ride> fa come il nonno: Perché diventa erba ti... buia e no, non va, ti... va bene. Però ha scritto qualcuno così, ma si mette in mezzo questi e fai così. No, il mio gatto! No, raga, non ci siamo fumati niente. Siamo così di normale. Allora, Madonna, quale no, strappo? Vegge, ma qua, quale, quale strappo? <ride> quale... Io strapperei questa. Vai anche a me. Okay. Mi sta sul cazzo quella carta. Allora specifica. questa, Pinzi, il salvo oh! e strappiamo. Oh mio dio. No, è un preferito di Sabaku. Non si può. Ah, è vero. Non hai detto cosa cioè, Non lo so, però, ti immagini che tra mille creature la preferita di Sabaku è questa, Melma. <ride> facendo un'altra lore Cioè pensa Sabaku Che può scegliere Tra un sacco di creature fantastiche E scegliere conosco, Uno che al contrario eh. È Kum. <ride> oh vabbè Magari Apprezza La viscosità sì, sì 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 Sicuramente Allora ragazzi Le prossime carte Sono tutti i Pokémon preferiti Di Sabaku Tutti? Tutti Ok <ride> Di quanti? Uno Perché dopo Mac Ha avuto un risveglio creativo okay. e <ride> Ha capito Ci sta ci sta uh, Al contrario è Qum. Ragazzi è tuo, Mi preferito Wandom Ah, ah, è vero! Che comunque fa rima con Kumo, quindi si giusta. <ride> Al contrario, Undertaker invece. Che ci sta, ma ci sta che vede. A allora, tutti i Pokémon preferiti, mm. Sabaku? No, mi fa oh, male la pancia. Oh, ti hai giuro. ho aperto la finestra, va bene? Io sì, sì, io sto veramente male in questo momento. Cioè, <ride> fa male la pancia. Frederick, non strapperemo le tue carte. No, senza senza... no, Fede, tranquillo, eh, tranquillo, eh. Ma c'è una tranquillità. Ti ho aperto le... la finestra. In caso voglia tu aprire, Ah, i gatti, ok. Allora, no, ma non è aperta a full. Ok, allora vi faccio vedere. No, no. Uh, ok, eh. Pokémon preferito Sabaku Bellissimo, Ci sta, bello. questo no, non lo apprezzo. Bellissimo <ride> rimarca Polywell. <ride> ma c'è un altro Paras? Ti prego, faceva troppo ridere, e poi facciamo così: Capuna. A parte che sono tutti Pokémon effettivamente. Ragazzi, c'è il codice sconto del 15%. L'altra volta non c'era, ma ora c'è. Vi chiedo pardon, 15% codice sconto Saidonia 151, quindi hanno riattivato lo sconto che c'era a inizio mese, mm -hmm. approfittatene, mi approfittatene ragazzi. Mi piace pensare... Cioè non pensavo fosse pensi. attivo e pensavo non lo attivassero più, quindi link del Federic Store, Li eh, rimettetelo, rimettetelo Ferdi, link del Federic Store potete prendere queste carte al 15% in meno, è tanto, <ride> è tanto, quindi andate e ora... Eh? Eh, no Oh Tutta la linea eh Poliwag <ride> Mi piaceva tirarli <ride> Allora facciamo così Chat Indovinate che carta è <ride> Come fanno? <ride> cioè, è impossibile C'è dove nicchietta Sai 151 sì. Il codice Sì sì Però è spuntata in questo angolino Quindi forse ce l'hanno Dudrio No regà Sbaglia Ci riproviamo dopo vediamo. Eh, Vabbè Vedi che che, che carta è? Questa, è rapida. Sì, sci... <ride> che... Per me è Che carta è questa? Che miseria, però. Ok, ora possono arrivare le rare. Quindi non le dico Ok, allora. Eh, io ho cannato tutto. Quindi non ce le ho. Basta ah, quanti che abbiamo. Polivrat? Polivrat, ok. Hai trovato più o meno tutta la linea questa volta? No, tutta, senza più o meno. Eh no, mancano, ah no, non è 150, giusto Eh sì 151, no, giustamente ci fermiamo lì Gyarados Bello eh. no, Quasi quanto il mio Tangela e il Mr. Man, che non si sa sedere Perfetto Quante binoplie ancora? Infinite <ride> Ma vogliamo fare solo le rare? No Perché? Da perdenti Non ci, cosa da perdenti? Tra l'altro Oddio, ci... Giorgia Meloni Official ha fatto la livello 3 Vabbè, ma che. Ma la cosa, bella, la cosa bella è che ha fatto a livello 3 come prima sub. Ma grazie. Grazie, te. Giorgione. Che sostiene il pubblico dei Pokémon. Adesso scopriamo che è la vera Giorgia Meloni. Andiamo sul suo profilo Facebook, perché avrà probabilmente solo il Facebook nel quale fa le live. Ci colleghiamo e c'è lei che fa. Eh? <ride> Coi è assurdo. Con i soldi nostri. Pokemon. <ride> Con i soldi pubblici Ha fatto la livello Con 3 Grazie pubblici. Giorgiona Grazie Queste eh, olografiche Sono incredibili delle, delle... Eh, eh che vuoi fare? Eh vogliamo fare gara di olografia? Eh? Sì ecco qua eh. <ride> Sono le rare Ok Sono le rare eh? Le abbiamo viste tutte le altre Ma hai detto che era da no, no 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 È da fighi okay, Eh allora io ce l'ho più rare di te amico mio Vai Eccole ecco qua Voilà non è vero, quel non l'abbiamo visto in otto salse diverse Jinx te la regalo ma perché ce l'ho già Ma questo Jinx Ma grazie, Tua. la prendo molto volentieri Tua. Ma che carini! Ma quindi le altre non le avevi? Eh? Comunque raga, è andata male con questo box Ma bene, nel senso Bene perché <ride> abbiamo trovato la carta che mi mancava Ma male perché rispetto all'altro pack opening Questo era un ultra premium Nell'altro ultra premium abbiamo trovato il mondo qui Tre carte rare Magari sono tutte qui dentro Erano le ultime due bustine Cioè vi ricordate che abbiamo trovato due gold a un certo punto L'altro Charizard l'ho regalato a Perché c'è una percentuale Sono random queste qui non, non è come i box Queste hanno un pool random In una oh, ci trovi okay. Dio E nell'altra ci trovi niente Siamo stati Sfortunati si può dire sì, Non sì. c'era la certezza Troppo tardi ragazzi C'è già un altro codice Ok Allora solo rare Tanto raga le comuni le abbiamo viste tutte Solorare. È il terzo pack opening che facciamo Solo rare? Sì Godi? Io, io non godo, io non godo, ragazzi. No, no io del, un po del no, no godo. Eh no. Allora, un po' peccato perché io un po' sì. Questa è la mia semimezza okay. Un panino e eh, guarda qua. Guarda che bello. Giovanni è tuo, ce l'ho. Porca miseria, Bulbasaur, Bulbasaur no. io l'ho presa Bulbasaur... in Giappone perché mi piaceva troppo, quindi ce l'ho Bulbasaur anche io. manca. Thank you per Giovanni. Quindi aggiungo Bulbasaur alla collez Ho perso quella qualche... Ah, okay, E Giovanni è tua. Beh, vai! Raga, vai abbiamo bene. ancora qualcosina da aprire, abbiamo ancora una mezzoretta. E vi ricordo che c'è il codice sconto Sidonia151 per il 15% di sconto. Senti, apriamo un'altra Ultra Premium? O apriamo ah, quelle piccoline? Dai, quelle piccoline hanno un sacco di carte. Secondo perché me le un... secondo me quelle piccoline va meglio in quanto eh, almeno vediamo un pool completo. completo. Vuoi che faccio una scomposizione totale di tutto? No, andiamo una per volta. Ok. Finché okay. non si fanno le 7. Va bene, ok? <ride> Dobbiamo Comunque bottino reale Di questa Di questo box Ultra premium 16 bustine Queste tre Più le due che ha Roby Queste qui In Non male Molto meglio l'altra volta Però Zapdos Quindi godo Madonna quel Pulpas bulbos... Allora Tutte le full art delle, Degli starter Sono incredibili Quando siamo andati in Giappone Già le stavano vendendo Tra l'altro lì hanno dei prezzi Ridicolissimi per le singole carte, già, e già. per le singole bustine. Già, già. Io ho preso una bustina in italiano a 20 euro. Non c'è so trovato niente. Tanto perché era boh super mega ricercata. Nel negozio dove, tra l'altro, si piacendo la live, mm -hmm. è l'unico dove ho visto le bustine. E, um, e i Bulbasaur. Um, poi ho preso War e uh, Charizard, si. Sì, mm -hmm. Saranno costate ma tipo 5 euro l'uno. No, Charizard no. Però 5 euro sicuramente soldi porta altre No, adesso sfida di bustine, come funziona? Okay. Ti faccio vedere. Se trovo una rara, continuo io, se no no. Uno per uno. Ok. okay? Però se trovo una rara... In che senso, però? Cioè ci sarà... Apro anche la prossima. No, se trovo una rara di quelle grosse. Ah, ok. Se no tocca a te. Ok. Uh, continuo no. io. Oh, bravo. No, continuo io. <ride> ok, allora io te le apro. Golem X sì, signori No, la mano. non stavo stringendo il profilo sì, per aver perso Vado Allora Sono quattro giusto? Sì, sono quattro vai, vai. Uno Sasso ex, Quindi Sesso sto pezzo di scrivere un casino Sì Nada, voilà. tua Yes Allora Uno Due Andiamo, se c'è qualcosa che non abbiamo ancora trovato oggi. No, no, di come? È mitigato. No. Oh, Vulpix c'era, caputo. Non ce l'avevamo. Guarda, le erano tutte qui dentro. Quelle mm. che non abbiamo mai trovato. Basta, questa Marge è sempre con noi. 3, 2, 1. Eh, niente. Nada, Però vado io. È molto bella. Grazie, Nigno Gn Twitch della sub. Grazie mille. Nigno. Gn vado. Sono le gambe. Raga, so carico. Sei carichissimo, le trovi? Sì, per quanto. Davvero, quasi tutte le carte grosse del set ormai le abbiamo trovate. Non so, cioè cerchiamo no. solo una overkill Cerchiamo Immagina. solo l'ennesimo Charizard Immagina dire questa frase eh, Per sì. poterlo affermare Madonna Hanno trovato qualcosa Sì abbiamo sì. trovato Zapdos C'era solo Zapdos Tra le altre cose E il mio sulla città è mh, Promo è eh, Ma mi sa che ce l'ho già Dopo controllo nel caso te la do Controlla Chiara ah. Sì, sì, sì Ma vuoi buttare quella qua la spazzatura? Sì. No, no, no Noi le teniamo qua Per ricordo La spazzatura? Sì Anche te prego Tant'animo a Luca Quindi qua rimangono <ride> Prego Dai, voi oh, siete stati bravissimi Se Chiara fosse qua sarebbe meno delusa Dal nostro comportamento caotico Un pochino di meno Madonna A un certo punto non si capiva più niente <ride> Ma sono sicura che con un'oretta in più Avremmo allargato la camera e abbiamo iniziato a fare i tiri da tre, tipo il basket, avremmo <ride> messo un canestro e abbiamo iniziato a fare tutti così. Punto! Ci serve sotto più tempo, che purtroppo non ce l'abbiamo. Però, ragazzi, ragazzi, ragioniamo. Grazie Francescone da Sabra, raga, io gioco questa. Bella Madonna, Santa, come. Non ci sta l'inquadratura. Dove che grande? Ma che bella? Si giocano con le giganti. No. Ok. Mi Però c'è una leggenda che non so se sia vera. Succhio il palle a Shlane. Sto nel godo. Mi accendo un torcione a piazzare Loreto. Cosa? Questa roccia è una roccia? Sto nel godo. Va bene, Giorgio. Eh, detto. Si sa, insomma, si Grazie della tier 3. Più di questo, di questo messaggio pieno di significato. Allora, um, dicevo. Il codice sconto. C'è questa leggenda di um, un tizio che si è portato un giorno a un torneo Pokémon un intero mazzo tutto Jumbo, perché non c'era scritto nel regolamento che non si poteva fare, e quindi gliel'hanno fatto fare, poi hanno aggiornato il regolamento. Chad, però non so se è una leggenda. Ecco, anche Nova Stenz l'ha appena scritto. Uno era andato a un torneo con il mazzo Jumbo. Che immagina? Non so se poi. È vera questa storia, è una leggenda metropolitana. Da una parte l'imbarazzo, li ma dall'altra parte questo fierissimo esplosivo. No, Chad, umano. cazzo, cioè che arriva dirana. un romanzo gigantesco. Eccomi qua. Sembra Raga, che mi faccio trovare aperte. impossibile non, non continuare io. Eh, perché Kangaskhan è incredibilmente grande? È la mia ex. Eh, ex? Eh? Ex. ex. È la mia ex. Eh, ma Stavo con Kangaskhan. È rara, ho <ride> capito. Esatto sono Troppo veloce Ma non ho capito Era, era Un saluto alla Kanga ex Alla certo. Kanga Sì, sì Quando avevo 14 anni Stavo con Kanga poi <ride> Madonna Avete già fatto un figlio Eh, è andata, così. eh andata così. è andata così È andata così Adesso è diventato Un Kanga esca più grande Il bimbo O è rimasto piccolino? No, è rimasto piccolo che così Che carino Chissà come si chiama adesso Eccoci qua Oh, bella carta Bella poggers <ride> <ride> Eccoci, eccoci Sono il vostro piccolo pogchamp Sì o no? <ride> Ma queste non le ho mai viste tutte queste carte Ma che cazzo? Eh, è questa? Noi le abbiamo... è sempre 150. Ma queste carte non le abbiamo mai spostate... Oh ecco un volto familiare finalmente. E eh le abbiamo due, viste tutte. Uno niente. Tua. Eh sì. Dai eh, dai. Devo intanto l'altra. No, non si sa se la devo aprire Quante... io o no. Il rituale, il rituale. Ah, anche l'aprire. Quanti leggendari full art ci sono? Tutti? Eh? O solo Zapdot mio? oltre Moltre SertiQuinn ci sono full art, ragazzi. No, no, Ma no. no, non è possibile. Eccomi, ci sono. Io a casa le apro col taglierino. <ride> è il momento di svelarvi questa cosa specifica. No, solo Zabdos. Allora... Che cosa mi manca di Full Art, raga? Qualcosa? Venusaur, Ivisaur forse? Quasi, quasi. Ci sia... Bellissima questa? Eh, Venusaur forse. Questo è il mio disegno preferito, me lo tengo. Questa no, questa nemmeno... Oh, che schifo questa. Non godo. Peccatone. Cioè, no, non che schifo perché, ragazzi, i Pokémon sono fantastici, comunque comprate le carte, però peccato perché non c'era niente di full art. Sto giugno incredibile, vieni sì. mi salvare l'artista. Oh mio Dio, ok. Non godo. C'è un artista dal nome difficilissimo in Caps Lock che sta spaccando con le nuove espansioni ed è quello che ha fatto Cinlu, Ciclizard e... Um, eh... Dici Ciu il pesce? Sì, sì, ah. sì, le, quelle carte complicatissime. Bellissima quella Ciu. È sempre lo stesso. Nada, grazie, sir. Grazie della salute. Allora, in questa collezione non c'era una sega in di nulla che ragazzi. Io abbiamo ho trovato questa, ragazzi. <ride> <ride> Questo gigantesco problema che non si può mettere in borsa. Akira e Gawa, possibile? Eh, no, è impossibile per me ricordarlo, ma ha fatto sì, Blizzard, Chinlu e. Um, le uh, l'evoluzione di giri? Okay, sì, okay. dicono di sì. Ma come si chiama le borsite di tassogiri? No, l'evoluzione, il, il cuoco. I il... don't mi veniva la parola Dondozo Ho fatto anche Dondozo full Art. Ah, raga, se... sto dondozzando. Ve lo dico. Che vuol dire? In vuol dire? regulation E <ride> <ride> no, Ogni tanto mi con i tuoi termini. È, è tipo godere. <ride> <ride> fantasia <ride> è sinonimo di godere sulla Treccani godere anche su <ride> tu cazzo di vocabolario personalissimo è più <ride> <gore. faccio> no. <ride> so tutto indondozzato <ride> si sì, sto dondosando ragazzi chi ci vedi a dire sto facendo il dondoso sto tutto indondozzato cioè, Sto, proprio, ragazzi, sto più nel dondoso essere allora Però ragazzi ieri, ieri... l'hai visto midsommar uh, sì 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 ok io l'ho visto per la prima volta ieri S okay. e solo che a un certo punto mentre guardavamo il film eravamo tanti a guardare sto cazzo di film ho detto sbagliando uh -huh. raga sto tutto nel midsommar <ride> no, <che è> <ride> e da lì e da lì il film ha preso un'altra piega Ma ricordo. qualsiasi aggettivo se detto in questo modo ma soprattutto col tuo timbro di voce basta ridere i... cioè sto tutto in midsommarato <ride> Ma a che punto del film? Eh, all'inizio. All'inizio? No, però non bello. Bello. Be bello, ma non bellissimo, secondo me. E so che tanti si prenderanno male per questa mia affermazione. No, è un regista molto particolare lui. Si cioè, hai visto cose tipo Mother. O... A me manca il primo suo famoso, Hereditary E, e non l'ho visto. E, mm, e ho visto ieri Midsommar. Mi piace tanto da un punto di vista fotografico, eh, registico, musicale. Mm -hmm. Gli attori sono bravissimi. E in generale è uno dei film che meglio negli ultimi tempi riesce a, reare, a creare realmente un'atmosfera horror. Cioè, sei esatto. preso male, uh, le, le scene a volte sono proprio dei tunnel, dei trip. Soprattutto tra l'altro, quella iniziale del fungo, quando lei prende i funghi ti mette stra-ansia, ti mette a disagio, ti fa stare male. Tra l'altro, anche lì teorie, teorie. Ecco, non mi fa impazzire il fatto che <ride> la storia. <ride> ma è proprio gusto personale la storia sia povissima da subito ok io l'ho trovato un film fiabesco e della volontà dell'autore cioè il regista ha detto io volevo fare una folktale horror una fiaba horror sì. e se sei adulto e leggi una fiaba capisci subito dove va a parare uh -huh. e qui è stessa cosa Midsommar è una fiaba horror quindi sono dei ragazzi che vanno lì lei ha perso la famiglia bla 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 non faccio spoiler quello che vi ho detto è i primi 5 minuti di due ore di film, sì, sì, codice sconto. però, eh, no, non stiamo parlando di Mario Wonder. Però, Madonna. capisci subito dove va a parare Ari Aster, esattamente, capisci subito dove va a parare. E a me questa cosa non fa impazzire di solito, quindi narrativamente parlando, l'ho trovato linearissimo. Era sicuramente il fine dell'autore? Sì, è un problema che un'opera sia eh, lineare? No. Però. Adesso si sì, è piaciuto a tutti, 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 sai. Anzi, è molto controverso come regista. Cioè fa dei film che sono stilisticamente il suo, non pop, capito? G è un percorso mentale, non è proprio scontatissimo. Invece sai che Wargage è la prima cosa che mi aspettavo. Ma proprio la prima. Come finisce? Perché c'è tutto il morale, no? No, ti aspetti proprio, ma a parte quello, ti aspetti proprio il percorso interiore suo. Sì, cioè inizia con un trauma e con una persona accanto a lei molto distaccata. Uh -huh. E io ho detto, vai, questa è la storia. Sai, il titolo è Midsommar, il viaggio dei dannati. Uh -huh. Sarà il suo viaggio ed è il suo viaggio. Sì. E quindi non lo so, me lo sono aspettato da subito questo tipo di opera. Questa chiave di lettura interiore, un po' alla Silent Hill. Sarà che ho visto tanta roba horror, sì. ho giocato tanta roba Sì. Ormai i codici sono quelli. E Hereditary molto consigliato. Voglio vedere così. anche Hereditary perché comunque a livello di atmosfera unico, mm -hmm. cioè veramente figo. Hanno fatto un sacco di approfondimenti su questo particolare regista che sta spaccando un botto, cioè la gente ama il suo modo di fare gli horror e... parla sempre di famiglia, 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 famiglia. Mm -hmm. ok. Se ti vuoi vedere cose sue dai, è vinta. Oh, mio Dio, aspetta! Ma è, è la storia, è il pop dell'amico. Oddio. È il popolo dell'amico. Oddio. Oh no! Io avanti. Però quasi. Ah, quasi, quello è tutto il popolo dell'amico. sembrava! Dell sembrava però. Eh, l'ordine era quello. Ecco oh, tu. Verda. Questo tuo. Non, non è quel Charizard, ma sì, è tu. Ma queste ex sono incredibili. Sono l'ho già. Tutte tue ex, tra l'altro, bellissime. <ride> <ride> Eh lei. Eh madonna. Era passionale. <ride> Aveva la impavida. La impavida. Ah la impavida. Ah, solo lei. Eh, io non chiamerei mai nessuno impavido. Non ho mai detto questa parola in Raga. Video, credo. Cosa. Eh ho sbirciato. C'è qualcosa. No. Chilling. Tutti insetti. Io ho visto una di TikTok di un tizio che trovava solo Weedle, faceva troppo ridere. Oddio, sto nel midsummer, Tieni, oh, questa bella. in italiano adesso oh, ce l'hai Grazie. Ti voglio mille Bulbasaur prefe. Oh, ma è sempre lei, è sempre lei! Ma stavolta è fulata! Ma tu ti ricordi chi è lei? No, ma è la visto sorella tutto. di ma, Blue, Gary. E che fa nel gioco? Ti dà la mappa, ma quando? In rosso e blu, ma veramente? È la vicina di casa tua. <ride> Va bene. <ride> Colori, ecco perché non l'ho riconosciuta. Colorize, non è di Pixel. Basta, Marco, Ultima bustina, vai. Ci sto. Poi basta. Poi andiamo a fare lo, splatti. ok? Raga: è la più codice rara. sconto. Saidonia 151 per avere il 15% di sconto sui prodotti, della linea 151 che vedete qua in basso solo per la durata della live solo per la durata della live quindi tra neanche 5 minuti abbiamo staccato d'accordo? durata della live, live. codice sconto Sidonia 151 15% di sconto bellissima guarda questa guarda l'attacco splup. splup splup ma guarda detto come non è olografico e cosa come spunta no sta guarda incredibile sì. che carina Ecco, non la, poteste, non la potreste mai avere senza questo codice sconto, ragazzi. Ma che cazzo state aspettando? Cioè, come fate a spluppare? Splop, Vabbè, però scusami. lo splupping. Manca solo una cazzo di collezione. È vero. Ci 10 minuti. minuti, minuti. Ma 10 minuti ce ne facciamo. Ne abbiamo 4, 9. Dai, dai. Non dai. se la apro io, però. <ride> è un dai, momento. Dai, dai. secondo me. Ragazzi, qual è la carta che troviamo sicuramente? Dai. Sicuro al 100%. Per me Charizard qui c'è. C'è Dabdos. Zapdos. Vabbè, Zapdos c'è. No, qui c'è il Charizard. Quello volante. Qui c'è il Charizard. Sarebbe il tuo terzo? Sì, il mio terzo è Charizard. No. Stai Due. pianificando di aprire un muto, per caso, perché queste carte Grazie Arez. Charizard? Lo sloop Il tipo, il tipo chi è? Dai. Io sono il tipo. Dai Oh, mio Dio. Sei comunque, nulla Midsommar consiglio se vi piace il genere horror, è un'opera molto buona, molto positiva la mia reception. Avevo però, appunto, e ho questo tarlo della narrazione iperlineare o comunque della storia che ho trovato piacevolmente scontata. Mettiamola così, che però essendo scontata non raggiunge l'apice del mio gusto. Non, non ricordo quando ho visto io Midsommar So che ho chiuso gli occhi diverse volte però Cioè sì. a prescindere dalla storia C'erano delle scene che Ti faceva paura? Ma, no era più Talmente Era disturbante ecco Ok Quindi ho chiudevo gli occhietti per fare Oh mio dio E non volevo Ho mm, sbirciato Voice non afraid fa. Va bene Bello quel godino. Poi abbiamo visto anche un altro film ieri uh -huh. Che era Scappa Get Out Bellissimo Get Out Bellissimo Ah che secondo che me ha scelto i film di ieri? Un grande Eh Dani Non so se lo conosci Qual è? Daniele Aveva e credo abbia ancora Un canale YouTube The Suckers eh, Di Musica No Ma l'abbiamo visto Alla Censo eh, Era con Col noi. cappellino Vendeva il merch No Era il DJ sì. Allora sì Allora era con noi Come mi metto a parlare tra l'altro io non l'ho detto, detto, detto che sono da È sono bellissimo. Perché sì, sì. Non è esserci. Ecco qui, ecco qui. Ragazzi, qual è il codice sconto? Rag... Proprio non me lo ricordo, me lo potete dire. No, no, era Dlarz, non era. Grazie. Ma questo Golbat! È dopo la Cinzonite. <ride> <ride> sì. Anche lui, dopo anche lui. Cinzonite. Night. Il Golbat, primissimo sprite, è una citazione, eh? Il primissimo è vero, primo è, vero primo. è la stessa cosa che ho detto io la prima volta che ho visto questa carta. È ah, proprio il Golbat slabbrato che carini di rosso e blu. Eh, no, non trovo niente, non ho sbiacciato, allora, sì, robe. Daniele Montesi, esatto, lui ha scelto entrambi i film eh, perché li aveva visti tutti e due, lui li ha visti tutti: tutti? Sì, sì, lo è, è un'enciclopedia so, di bellissimo. film, di, ho film horror, di film horror di film horror, si. Oh, è leone. ciao, Flavio! figurati non ringraziare solo me per il codice sconto ringrazia anche Federic che insomma lo mette a disposizione 15% ringrazia l'amicizia Chiara? comunque fate quello che ha fatto Flavio è intelligente come cosa prendere un ultra premium in sconto e tenerla chiusa e non si sa mai perché essendo una limited qui le confezioni chiuse tenderanno a salire mm -hmm. di prezzo io mm -hmm. ho il mio Toon Chaos di Yu-Gi-Oh uh -huh. chiuso che sale di prezzo ogni mese Camisella. ogni mese raga ogni mese eh bisogna essere tuo oh. <ride> tuo. <ride> tuo grazie questa la tengo chiusa col mio box di Seto Kaiba prima di e quindi nulla mi sono divertito a vedere Sti due film però get out molto più base di insomma bello è però tantissimo. 3 2 1 niente ragazzi abbiamo finito eh sì. ah, abbiamo finito i box piccoli, eh però quello sì. grande. No, quello grande sono 16, non ce, ce la facciamo. Con quello grande ci poniamo una sfida inizialmente, una tier list, ce la organizziamo bene, ci vestiamo comodi così se dobbiamo correre in mezzo alla stanza per yes. fare le lo facciamo e sarà una bella esperienza. È stato molto divertente, abbiamo fatto anche in tempo, Chiara sarà molto... Contenta molto di... molto divertente, mi sì. sono divertito, grazie di essere stata qua, grazie, grazie a voi di ragazzi vista. di essere stati insieme a noi e di aver aperto con noi questo ennesimo batch di carte di 151. L'abbiamo venduto bene, secondo me. L'abbiamo venduto bene, però si vende bene anche da solo eh, questo sì, set. Sì, sì, È sì. un bel set con tante reinterpretazioni, anche eh, citazionistiche, <ride> del set base. Siete nostalgicini verso i Pokémon? Eh. Allora, fate Attenzione che c'è Giorgia Meloni Official Grazie del tier 3 a ah, Francesco. Eh, questo è il box che cercate? Assolutamente sì. Il mio è un Pokémon bellissimo, il bianco sta bene su tutto e sembra mega prezioso. Vi consiglio di farci un ragionamento. Io sono contenta perché solo venendo per qua mi ha regalato delle carte, non lo sapevo, quindi grazie mille del codice sconto, torno a casa anche io contenta. Noi ci vediamo stasera ore 21.30 con l'ultimo episodio in diretta dello Splat Best, dopodiché eh, chiuso lo Splat Best, eh, ce ne andiamo a letto, domani ricomincia la settimana ma solo lunedì avrà una live tradizionale, 21.30 con il Lickedie, mm -hmm. perché poi martedì c'è la prima live della serie di live di... Eh, Conceptmon, quindi mi raccomando. Creazione te, di un gioco insieme. Tre giorni per pensarci. Il concetto delle sedie non potete più usarlo. L'abbiamo già usato, quindi venite con qualcosa di diverso e ragioniamo tutti insieme. E Facciamo una gran figata. Secondo me ci divertiamo un casino. Vedo dei ricchi di domani. Io oh, mi è incuriosito da Collegati. un po'. Collegati, sarà veramente un bel ricchi di lungo, approfondito, un po' spacca cervello ma ti assicuro godevole. Vai, i biglietti di Bloodborne. Vi aggiorno domani sulla questione, ma. L'idea è quella di non aprire un'altra sala, non per mancanza di interesse, perché anzi mi avete scritto veramente in tantissimi chiedendomi di aprire un'altra sala, però lo riteniamo inefficace per quello che vogliamo offrire alle persone che hanno comprato il biglietto perché vogliamo fare meet and greet. Mm -hmm. E già dobbiamo fare meet and greet con 178 persone in un'ora. Il che significa non fare proprio il solito meet and greet che facciamo sempre, però ci sta perché comunque è una situazione più intima. Sì, sì. Però se dobbiamo fare 400 persone o cominciamo alle 2 o non so dove sbattere la testa e quindi ahimè eh, non lo faremo ma più che altro per rispetto di chi compra il biglietto e se no poi compra il biglietto e fa mezza foto con noi, non si può fare. Eh... Questo vuol dire che bisognerà vedere se ce ne saranno altre in futuro. Esatto, no sicuro, si guarda spera. te lo dico già, sì. Ci saranno probabilmente altre occasioni simili in futuro, però sempre a numero limitato, perché preferiamo servire bene i pochi che ci sono. Mm -hmm. Poi pochi, insomma, sono 200 persone, però servire bene le persone che ci sono piuttosto che magari riempire due o tre sale e dire Ma non abbiamo riempito il cinema con la gente che guarda Bloodborne, però poi ci vedete da lontano in una fiumana di persone. Sì, a sì, meno sì. senso, visto che il concept è proprio quello di creare un luogo di ritrovo intimo, esclusivo, se mi permettete il termine, ok? fermo Restando che poi alle 21.30 siamo in live per chiunque. <ride> Quindi Bene, un eh, esatto. <ride> Bene, ragazzacci, io vi ringrazio per essere stati con noi. Ci vediamo stasera, ore 21.30. Eh, mentre faccio il culo a Sabago No Mike su Splatoon. <ride> ciao, 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 bye ciao, bye. ciao, 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 Con congi sconto 15% Federic Store. <ride> Ancora per poco.